Ma io non devo sentire niente. Buonasera. Ah! Benvenidos a todos. Benvenido. Allora, mi faccio un sound check per vedere come... È infatti è tipo super... Ok. Devo mettere altri filtri. Per il momento lo lascio così il microfono. Buonasera a tutti, benvenuti. Benvenuti, buonasera. Giovani. Buonasera, giovani. Buonasera. In questa Blood Level 4 incredibile. Siamo veramente molto contenti. Siamo veramente molto contenti di molto contenti, diciamo, di fare questa Blood Level 4, soprattutto per il fatto che è una Blood Level 4. Benvenuto Dani, grandissimo. Mi fa tanto piacere che quel gioco abbia fatto cagare, perché mi ha fatto cagare a me. Hanno provato con Trannit un gioco che prima si chiama... Sì, ho capito, ho capito, ho visto anch'io. Aiutami, oh, aiutami. Deficit. Ricordo, con la D si chiamava, sì, qualcosa Deficient. Con la D. Sì, qualcosa con la D. Su Steam non sono riuscito a... Decit. Ok. Okay. E niente, hanno scoperto che ha fatto cagare. Benissimo. Quindi dai, dai è tutta. Era a pagamento, no? No, era gratis. Ah, infatti l'ho scaricato io, però non ho fatto in tempo a finire di scaricarlo, perché sono 17 giga della miseria. Minchia. E quindi va benissimo. Ho visto così un po' di grafica, wow. Cioè, diciamo è che una erano, grafichina... Erano 7 giga di gioco e 10 giga di virus, probabilmente. Sì, assolutamente. Una sì. Bevanda da un colore spaziale. È giallo pallido? No, è verde, voglia di morire. Ok, va bene. Piscio di Yoda. In tutto questo, come stai, Skadush? Sto bene. Bene. La coscienza come sta? Ok, già, ancora devo iniziare, già devo aggiustare l'audio. Che bello. Sto bene, sto bene, sto bene. Ho paura, però sto bene. Non avere paura, siamo noi qui per te. Siamo qui noi per te. Siamo noi. Io ho paura di voi. Ah, ok. Ma tra l'altro, gradirei che Skadush, diciamo, esprimesse anche un suo parere all'interno di queste live. Io non voglio essere il dittatore che fa, dice no, devono decidere Ticchio e Join. No. No, però un po' è così. Cioè, dobbiamo decidere io e te, secondo me. Ah, sì? Sì. No, scherzo. Povero cucciolo di patata. Mi raccomando, Squawkush. Sapete che cosa ho fatto io? Ho messo il simbolo campanella piccola al falò di Birkenwerth. Anch'io. Perché è lì che andremo, figlioli. E indovina Join cosa sta facendo. Sta farmando nei calici. Sta suonando la campana grande. Oh. Wow. Ma c'è... ragazzi. Skadush, la prossima volta ti devi portare l'acqua, non la monster. La prossima volta ti devi portare un bavaglino. Io la monster, non farò la ramantina. Sì, ma io non sto ruttando. Picchio non sta ruttando con una bestia. Tu vorresti, picchio. Io quando devo ruttare, a parte non lo faccio in maniera così esplicita, ma faccio questa cosa col microfono. Gastodonte! Dove sei? E infatti stavo dicendo che bello, ho già trovato il signor Ezio. Come sei vestito today? Male. Io. Mi sono vestito di bianco. Sappi che è vestito di bianco, Fabri. Che bello, che bello, che bello. Vestito al buio, diciamo. Ed è veramente poco stiloso, devo dire la verità. Io non... Poi hai in mano un... Cos'è? Ah, il lanciafiamme, ok. Parla quello con la coda, diciamo. Ma non vi è mancato, Blabbo? Mamma mia, tantissimo. Non siete felici di essere qui? No, ma appunto che... Ci ho giocato... Perché ti sei autoinflitto dolore? Anch'io, guarda. Sono bravissimo. In nome di Mechira, diciamo.
Ok, eh sì, perché la cura con di Sekiro fa venire le travecole a tutti. Oh. Oh, finalmente ho trovato una campana che è già antepiccola con il mio carissimo amico Ornello. Come on, andiamo tutti a fare i grandi culi. Perché è sempre in muta. Scadush, ti prego, porca, ti prego, merda, puoi smettere di fare l'animale per un secondo? Ti prego, ti prego. Oh, lei si vesta, stai si vesta. Il pacchetto simpatia, purtroppo, lo dobbiamo fa parte del pacchetto. Diciamo, è veramente detto così. Mantenere chiuso sto guardando dalle mosche. Ma tu fai, scusami, Gaston? Non fermo. La tua arma. No, non guardarmi così. Cosa? La tua arma, a che livello è? 6. Gaston, tu fai troppo danno. A che livello è la tua 6. Arma? Te lo giuro, lo faccio vedere anche agli altri. Ma è livello 6. Il fatto è che ho incastonato le gemme come si deve. Però è livello 6. Anche perché ho solo un pezzo di... Lo faccio vedere, c'ho solo un pezzo di pietra del sangue. Va bene, mi fido. Ti dico solo che sei fortunatissimo ad avere la cam così. Solo questo ti dico. Perché? Perché ti copre un elemento essenziale, diciamo. Cosa? Vabbè. Cosa il mi copre, culo. Scusami? Non lo so. Il livello. Ah! Che c'è? Allora. Sono di livello 4, ma che vuoi? Ma scusami, si chiama Blood Level 4, però. Ma sarà di livello 4, no? Se no la chiamavamo Blood Level 10. Non è che ci sono dubbi. Ho detto un numero qualsiasi. Ma lui dobbiamo farlo fuori, ma soprattutto... Allora, ma oggi questo pazzo... Oh, che paura! Perfetto, meno male, guarda, ecco. Meno male che c'è Dani per... No! Ma non sto capendo cosa sta succedendo a me. Sono morto dal tizio fiore. Ma voi stavate facendo qualcosa? Ah no, eravate procinto di. Meno male che c'è Dani che mi ha confermato il fatto che ho l'arma più 6, ragazzi. Va bene, va bene. Che cavolo volete dalla mia vita? Va bene. Io ho solo fatto la spesa ai boschi proibiti perché la mia testa è malata. Quindi va bene. Automaticamente non volevo che ci fosse tipo la runa del lago ardente che era conservata lì senza motivo. Okay, che ti dà più 0% in bellezza. Che fai, te ne vuoi mica privare? Sei matto. I 100 euro per la bugia me li dai dopo, ok? Vabbè. Ma dicevo, dobbiamo uccidere anche la cacciatrice. Velocissimo. Ricorda, Dani, che siamo sulla stessa barca io e te, quindi fammi un po' di sconto. Che dobbiamo fare? La calciatrice? Sì, sta lì sopra che fa le cose brutte. Anzi, io ti dirò di più, sono andato così spedito, semplicemente perché volevo testare una cosa. Perché oggi pomeriggio Trannit mi ha detto che se colpisci il fiore di quel maledetto bastardo... E gli fai più danno. Quindi volevo fare questo. Sì. Scusa. Mosche di merda. E Scadush, ti posso chiedere una cortesia grande? Potresti abbassare il volume? Perché sento il radio. Sì. Abbasso. No, però oh, no. Con calma, diciamo. Cioè, nel senso, fallo quando vuoi. Non... Ho abbassato, stai zitto. Ah, stai facendo i grandi culi tu. Eh sì, perché stavo già qui. No, ti prego. Ah, vabbè, questi non ti mettono solo la follia. Solo. Dici poco. Solo. Ti shot se la infliggono proprio. Esatto. Non, però la follia non, se ti prendono una volta non sale tutta. No. Però drappuni sedativi. È che non mi hanno mai droppato nella vita. Ma va bene. Io ho paura di questo. Lui è schifoso. E tra l'altro, sai perché gli abbiamo fatto tutto quel danno la volta scorsa? Semplicemente perché Scalush ha la lancia e quindi riesce a fargli il danno maiale. Madonna mia, Ska, veramente, guarda, sei pessimo.
Scaduci. Io non basta. So come correggerti. Non so come correggerti. È incorreggibile come Lupin. Incorreggibile. Finalmente ho trovato Ezio. Andiamo. Ma tu riesci ad arrivare dove siamo noi, vero Fabri? Io ho suonato la campana che ero da tutt'altra parte, ma mi hai trovato lo stesso. Quindi penso di perfetto. Sì. Allora. Occhio alla mosca qua. Cerchiamo prima le mosche. No, mi ha preso. Ma non ti prendo. No, mica che brutto ho visto. Occhio. Comunque sento. Per la prima volta in quest'area sento di essere scarso. Cioè faccio veramente poco danno alle mosche, che di solito shottavi quasi. Ora ci vogliono 10 colpi. Ma io faccio un buon danno, ma perché devi farla combo R1-L1? Ma io faccio quello che voglio. Ma primo. Non puoi sempre, diciamo, capito? Devo colpire il fiore, vieni qua. No. Io volere fiore. Fammi colpire il fiore, brutto coso. Ma non si può fare il backstab? A chi? Vaffanculo. Sì, sì, allora si può. Mamma mia, è un boss questo, cioè... Ha 1000 HP. Io sono mortino, però. Assurdo. Tutto questo per un cazzo di niente. Potevamo tranquillamente skipparlo. Bravo tu, bravo tu. Sei il più forte del mondo. Ma tra quant'è che avremo i pezzi, però? Adesso. Oh! Sì. Ma volendo, ragazzi, i pezzi, secondo me, possiamo reperirli. Se andiamo... Aspetta che entriamo insieme a Ornella. Ma voi se avete già aperto il cancello prima. Shortcut? Abbiamo aperto adesso. Ok, io sono lì, quindi dovreste trovarmi. Eccolo. Ok, mamma mia. Detto fatto proprio. Eh sì. Abbiamo vinto contro quel mostro brutto, però va bene. Aspettiamolo qua. E poi che fastidio che questo sound, Fabri, non continui la musichetta. Io mi aspettavo che andasse almeno a più avanti. È presente la musichetta di Final Fantasy? Sì, che sì, schifo, il come si chiama? La fanfara della vittoria. Fanfara della vittoria, esatto. Adesso c'è il Fratum. C'è il Fratum. Eccola. Ingiustamente magico. Sta qua sopra. No, no. Non c'è nessuno. Che stupido. Aspetta che sblocco. Dov'è? Oh no, Us. Ma sta in muro. No. Siamo solo 3 contro 1. No, che questa sciotta, ragazzi. Oi. Ma perché sei francese? Fa male lui. Ma non è una femminella? Fa male. Lei, perdona. No, ho sbagliato tappi. Occhio che fa il gas. No, questo no, è no. L'esplosione nucleare. Quella tipo... Vabbè, grande, gastodonte. Usa il bastone. Lo so che ti piace il bastone filettato, Dani. Però, minchia, il danno porco fa proprio. Ma a livello... Che cacchio, 4... ragazzi. È troppo forte per noi. Vabbè, quello è uno shot. Io non oso immaginare da Mikolas, ragazzi. Chi è Mikolas? Da Mikolas. Tu qua non ti sono già tirato. È il boss, tipo? Sì. Ma è scarsissimo. Io vado direttamente lì. È scarso? Sì. Ma dove cazzo? Ma chi sta arrivando? Ma cosa succede? Niente, io devo entrare nell'ordine delle idee che siamo a livello 4, chi più e chi meno, e quindi non posso uccidere tutti i nemici, devo semplicemente rushare e aprire gli shortcut. Sì, rush. Dai, io sto provando ad uccidere tutti, Benvenuti signori Riders, e grazie mille Meki per il raid. Benvenuti. Buonasera a tutti quanti. Buonasera a tutti quanti. Ma sta live è per maggiorenni? Sì, Nick. È così. È un canale per zozzoni? No. Hai messo solo per maggiorenni? Ho scritto qualcosa all'interno. Gioco d'avventura, Metroidvania, GDR. No, non ho scritto nulla.
Che state a dire? Forse era qualche gag che preparavano per il ride. Comunque siete dolcini, ragazzi. Vi ringrazio tutti. Come state? Come va su Dark Souls 2? Io vi ho lasciati a Hade, la zona più bella di Dark Souls 2. Pensa alle altre. Fabrizio. Pensa alle altre. No, è bellissima. Che monnezza, mamma mia. Pensa alle altre. Facendo il rete è venuto fuori questo canale solo per adulti. Ma sul serio? Ma forse perché c'è Joy. Perché c'è Skadush. Ma io non ho... Cioè, non ho... all'interno delle informazioni della diretta non c'è scritto nulla. Maggie. Oh, non so. Che paura. Io non so. A meno che Bloodborne non sia considerato come un gioco per adulti. Non saprei proprio. Va bene, allora sono grande. E aspettiamo Ornello e andiamo, che sennò ci fa di nuovo lo schermo. Ornello. Dovevo suonare il campanino. Arrivo. Stanno ricorrendo tutti i nemici del gioco. No! È i 16, allora dovrebbe essere normale, cioè non è... Io non so. Bloodborne è il nome che Skadush ha dato al gruppo su Discord. Sono stato io. Lo ha fatto lui. No. È stata colpa mia. È stata colpa sua. Adesso giuro che metto la campana. Non sprecare proiettili. Non sto sparando! Giuro, ho messo la campana sempre al cancello. Va bene? Sì, io sto facendo dili din dili don proprio a raffica, tantissimo. Ci dici, Mackie, com'è andata Aid? Hai visto cose? Hai trovato qualche boss particolare? Esatto. Dice il drago, ma mi sono stufata comunque. Ah, okay. Quindi non hai visto un boss. Viverno! Finalmente ho trovato Ornello. Aid nasconde tanti segreti. Che gioco vero, bello. Fabrizio? Sì. Vedrai, pieno di lore. Pieno di lore. Dove siete? No! Ma c'è la cattiva, oh! Ma lui è dentro. Ma tu sei dentro. Ma sì, che paurissima. È un paurina. Andiamo. Vieni. No, hai ucciso il boss. Non di nuovo. Ma come si schiva sta roba, mia. Ragazzi? Devo andare verso di lei. Che devo fare? Devo fare così. Che devo fare? Devi semplicemente stringere il culo, scusate, e sperare che non ti colpisca. Bella però la zona, ha ucciso il boss first try. Ah, il cavaliere dei draghi. Ok. Cavaliere draghi. Di girare attorno ai nemici. E questo è bello, bravo Mackie. Ma c'è qualcosa di nuovo nella web di Join? Ma lo sapevo che l'avresti notato. O te l'ha detto qualcuno? No, semplicemente ho preso la ring light fantastica e ho un attimino fatto i magheggi con le luci. Che è successo, Fabrizio? Mi ha ucciso. T'ho a posto? Chi? Chi è stato? La signora con il l'annaffiatoio. Il Death Ring Light. Tanto sei cretino. Ok, grazie mille. Thank you very much. No, però in realtà è... Secondo me ho sbagliato proprio a mettere la cosina qui, perché avrei dovuto mettere la webcam al centro della ring light. Tu mi insegni sicuramente. Però ma a proposito, avete visto? Mi è venuto in mente da come hai ringraziato. Hanno bannato Amurant. Così. Veramente? Vero? Sì. Perché? Come perché? Perché no. Perché no, giustamente. E questa volta pare che sia seriamente per sempre. Questa volta, questo stavo dicendo. L'hanno bannata dappertutto, da Instagram, da Twitch, da YouTube, da qualsiasi cosa. Godo? Eh sì. Mamma mia, veramente così tanto? Secondo me ha fatto qualcosa di grave, ragazzi. Ma però, secondo me avrà fatto qualche sgarro, qualche industria di caffè. Sì, sicuro.
Maltrattamento dei microfoni, colpa mia? Colpa mia. Okay. Ciao Sante! Sante Suke! Ora ce l'ho così anch'io con la web al centro. No, io non ce l'ho con la web al centro e vorrei metterla con la web al centro. Ah no, la tipa join. Ah, ok. Maltrattamento dei microfoni, scusami, non avevo capito la references, Dani. Sorry, colpa mia. Sì, vorrei farlo anch'io così, Mackie. Ma quindi è diventato il tuo... Oh, hello Sante, benvenuto. Benvenuto Sante. E ormai questo è il tuo colore ufficiale, possiamo dire ufficiale? Niente, salutano tutti. Ezio, ti vesti, per favore? Grazie. No. Io Ornello non lo trovo, però. Perché è la terza volta che muoio. Ora l'ho messa. Grande, fantastico. Ma volete sentire una cosa ancora più bella, ragazzi? Adesso vi faccio sentire una cosa bellissima. Grazie. Questo è per te, Nick. Questo è per te, Nick. Nick, questo sound è per te. Il mood del colore è quello. Ah, ok. Quindi siamo nel mood... Quello ticchio, che colore è quello? Tu che sai gli esadecimali di tutti i colori esistenti. A fragola. Non credo sia quello, però va bene. È finito, Ezio. E niente, però la campana non la troviamo. Why? Non riecheggia, però, riecheggia. Andiamo a menarlo, andiamo a menare noi la No, la aspettatelo, voglio vedervi morire. Fai il rotto della miseria. Skadush, ti distruggo stasera. Goliardicamente, ovviamente. Oh, buonasera Ciccio, benvenuto amico. Ciao, mio, come stai? Grande Ciccio. Ci vediamo dopo se torno in tempo. Buon appetito e se torno in tempo ci dici cosa hai mangiato. Buon pranzo. Grazie ancora per il ride. Sei fantastica. Ciao Kalel, stasera si finisce. Signor no? Kalel, ma guarda, guarda, non sono credo passati 23 minuti, ancora non ci siamo evocati mezza volta. No, non è decentemente. Cioè, non è 23 minuti tipo abbiamo sbagliato a fare la boss fight di Rom. No, no. 23 minuti ancora non ci siamo evocati. Mamma mia. Stupido Ornello. Hai visto? Qua. Hai fatto la seconda dose, grandissimo fra. Com'è andata? O meglio, come ti senti più che altro? Sento join bassino. Ok, allora faccio così, guarda. Join è basso. Aspetta un attimo. No, non sono basso io. Guarda cosa faccio. La magia. Ok, mi sono alzato. Mi fa male il braccio. Sì, classico. Benvenuto Trannit. Buonasera. Comunque Trannit, mi hai mentito. Io ho colpito il fiore del tizio e non è successo assolutamente nulla. Quindi sappilo. Ok, meglio, perfetto. Sì, perché l'avevo abbassato in quanto mi è arrivata anche la stupendissima asta del microfono e non so sinceramente a che posizione metterlo. Quindi niente, facciamo dei tests. Ma perché non mi volete evocare però? Perché non riecheggia? Perché non riecheggia? Non ti ho mentito, ho detto mi sembra, ma non sono sicuro. Ah, ok, va benissimo. Va benissimo. Ma ragazzi, non so se ve l'ho detto, però io comunque lo ripeto. E vi devo dire una cosa importantissima. Lo sapete che mi piace il Ticchio Core? Non so se ve l'ho detto, però io ve lo ridico di nuovo. Grazie, piccolo angelo di cioccolata. Ma dove siete voi? È sempre al cancello. E io qua al cancello dell'amore. Io qua sogno. Sì, io ho suonato la campena anche perché Squawk è già da me. Cosa picchiare in mosca. In pratica non funge. No, non so se non funge, però credo di averlo colpito prima. Oddio, ma quanto puoi essere stupido? Ci ha fatto aggrare dallo sparapalle di fuoco. No, può essere cretino. Ma tanto non ci picchia. E sai che ha fatto lui? Oh, finalmente. Si è andato a nascondere dentro. Dove sei? Dentro c'è la morte, ragazzuoli. È qui. Grande Ciccio. La morte è fatta a persona. To be continued, e io direi di fare un applauso a Fra che ha riscattato questo grandissimo sound. E tra l'altro ho abbassato il costo dei sound, ragazzi, perché effettivamente... Meno male.
O non l'ho abbassato? No, l'ho abbassato. Sì, beh, hai detto di continuo che stava a 2000 l'altra volta. Minchia. Ragazzi, elettrificatevi. No. Ma no. Hai rotto il... Lo fa lo stesso, lo fa lo... una volta che parte... Ma ragazzi, ma possiamo ignorarla, per favore? Andiamo sopra? Sì. Vediamo se la tipa vince ancora, Marta. Io non riesco, ragazzi. Ma è un one hit che ho. Come lo eviti questo? Sono homing. Nice, lo eviti con la fortuna. Ma la fortuna è... È cieca. È cieca. Considerate che dobbiamo fare sta cosa, sta tizia, tre volte, ragazzi. No, volevo ruppare ancora. Basta, Ska, per favore, madonna santa. Ok. Io non so veramente come farla. No, è impossibile. È fortina. Sapete che faccio? Io faccio una cosa, ragazzi. La piccola, brother. Bro. Allora, me l'ha fatto da lontanissimo e mi stava quasi per prendere. Ma lei sale le scale? No, non le sale le scale. No, anzi, dopo che sale le scale lei perde l'aggro. Esatto, si rincoglionisce e torna indietro. Quindi un buon modo per farlo è con i continui backstab. Possiamo fare così. Perché sennò... Sto aprendo il baule, sono invincibile. Non adesso però. Ok. No, lasciami stare, signorina. Ma già vi siete evocati voi due? No. Sono morto. Però onde evitare che stiamo fermi qui per anni, ho preso la chiave che sta sopra. Anch'io quindi al massimo poi... No, da me ho preso il chiave. Lei. Mi ha fatto l'esplosione mentre salivo le scale. Che simpatica. Io sono dietro Ornello... dietro la signorina. Ornello e... sei dietro. Fagli un backstab proprio tantissimo. Non posso, ti ho aperto il baule se vuoi. Gaston, dove vai sul baule? E dove è andata lei, scusami? Sotto. Ma tu lei va sotto. Ma poi. Scusami, aspetta, cazzo. Porca miseria. O corri veloce, prendi la chiave e poi apri la porta. Sì, è quello che ho fatto, Dani. O comunque ho già aperto la porta, Fabri. Quindi... Esatto, perfetto, ti ho visto. Ti gran cazzissimi. No, perché sennò veramente... Cioè, livello 4 è... Ti sciotta sia con le... GG. Sì, ma sai grande, cosa, bravo. Fra? Secondo me ti ammazza pure se... Cioè, se tu fossi a livello 10, è difficile lo stesso, secondo me. Cioè a livello 4 è difficile. Anche a livello 10 è difficile, secondo me. Ok. Vabbè. Coltivatrice di pomodori. Benvenuta. Io so l'identità di questa coltivatrice di pomodori, quindi... La voglio conoscere, però io una coltivatrice. Mi piace molto il nome. Buonasera. Come stai? Tutto bene? È andata dal dentista oggi, tra l'altro, quindi... È periodo di pomodori questo, vale, i pomodori si prendono adesso? San Marzano. No, non è vero, non lo so. Però c'è una lore dietro questo nome. Tutto bene, grazie, perfetto. Sono veramente felice di questo. C'è una lore dietro questo nickname. Ok. Che è abbastanza contorta, però non vorrei fare una gaffe, quindi me la faccio spiegare IRL e poi mi fa male il dente, mi dispiace tantissimo, Chiara. Mi dispiace tanto. Non la mosca! Shit! No, please! Scusate. E vi presento Skadush. Ci può fare quella cosa di... No, Joy, non posso prendere il drago perché mi stai evocando. Ti mangerei vivo con amore. Grazie. Ma sono sopra adesso. Ma no, perché sono sempre l'ultimo io? Ma anch'io una scagazza del dentista avevo all'epoca. Ho messo e tenuto l'apparecchio per la bellezza di 5 anni. Maledizione. Ma io coglioni. Dovrei mettermelo. Coglioni. No, aiuto. No. Andiamo alla boss fight subito, così vediamo come moriremo alla boss fight.
ma dove sei, Ornello? Sopra, io sono... insieme ad Ezio. Io sono con Ezio. A schivare la pioggia. No, ragazzi, no. Ma perché uscite lì, ragazzi? Cioè, io vi aspettavo sotto come un deficiente. Perché nel nostro mondo eravamo lì. Devo... Boh, non lo so. Allora, aspetta, aspetta, squad. Hai preso la chiave tu? Così facile. Io sì. Ok, allora, apri il lunarium qua, della mia fava. Del Sium. La porta per il boss, aprila. Mm-hmm. E poi ti teletrasporti all'inizio. E ci vediamo al cancello, tutti e tre. Ok. Ma sta stronza arriva fino al boss. Ti prego, serio? Non ci va oltre la nebbia. Sto cazzo, se posso dire la mia. Lontana. Io ce l'ho dall'altra parte. Ce l'ho accanto al vecchio. Anch'io. Mi viene fin lì? No, sì. Ragazzi. No, dobbiamo buttarla giù da roba. E l'ho anche picchiato, l'ho anche ucciso lei. Come l'ha ucciso? Facendo la mega esplosione. Ma sta stronza, ma ti pare? No, signorina, signorina, se ne vada. Ok, penso. Adesso che siamo morti, ci incontriamo al cancello, per favore. No. Dai. Ah, la mosca ancora, che paura. Lascia stare la mosca, dai, dobbiamo fare sta cazzo di boss fight. Adesso chi sono, cuccio di alpaca stupido? No, ci stai mettendo più del previsto. Ma sono lì, sono al cancello. Non è vero. E non sono nemmeno morto, nabbo. Con quante Estus stai? 20. Ma sei fortino allora. Madonna, ragazzi. Ma già anche provo a picchiarla. Sto picchiando malamente, facendogli perri e cose. È ancora metà vita. Ma lei ha Rosmarinus. Per il pollus. Come ha fatto? Le costolettus. Per le patate e il pollus. E il costolettus. Oddio, Orlando mi ha fatto. Mi ha devastato l'altra volta. Allora. Che cazzo? Ci dovresti evocare. Sì, sto un attimo. Ok, negli spazi aperti diciamo che è molto più facile schivare il suo attacco di merda. Ah, bella fresca. No, 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 no. Il Rosmarinus no. Soprattutto se viene loccata. Ma quanto sei canaglia. Non mi uccidere il tizio. No, è caduta sotto. Si è fatta malissimo. È caduta sotto e si è fatta malissimo. Va bene, metto. Faccio il campana. Ah, non me la fa fare. Ok. Devi fare io oltre la porta. Grazie. Sì, è una vittoria per me, Fra. Perché sinceramente è caduta come una pera. Ed è in fin di vita. Io non so nemmeno se lei utilizzi dei. Lei utilizza dei cosi, Fabri? Ecco. Delle cure? Ah, eccola. Non mi ricordano. No, non devi. E ci muori, maledetta! E ci muori! E mi faccio partire il coso della vittoria da solo, cavolo. Oh, che da male. Solo. Ma te non sei normale, bestia. La stronza. No, mi ha fatto incazzare tantissimo. Ma io ho suonato la campana, comunque. Andò. Non mi interessa. Dentro o fuori? Che maledetta, ragazzi. Che maledetta. Mia, ma cancello, veramente. Così cosa? Tanto mi ha fatto. Mi ha distrutto la vita. Che cavolo. Porca miseria. Giovanimi dal cancello. Ah, dovevo venire al cancello. Ok. Guarda, per finta. Quindi da me è morta, ragazzi. Ma è bello che adesso da me sarà ancora viva. Allora, come dobbiamo fare con il ragno ottuso, col Rom? Dobbiamo colpire i ragnetti piccoli tutti. Allora, però escogitiamo una sorta di tattica in modo tale che noi siamo liberi dai ragni completamente. Mm-hmm. E gli facciamo più danno possibile.
Io tiro le molotov ai ragni, per esempio. Tanto ne hai 10, no. Ce ne sono 100.000. Magari allora, possiamo decidere, secondo me, di fare il... Ok, Ornello è arrivato. Manca solo Ezio, è arrivato anche. Andiamo. Possiamo decidere di fare così, Fabri. Uccidiamo tutta la prima orda di ragni. Esatto. Ci mettiamo pastiglia Elettro. Del sangue di Belva, Elettro e picchiamo tantissimo fino a fargli, diciamo, non triggerare l'uscita dalla il teletrasporto, dai. Ok, la picchiamo solo con R1 o anche L1? No, gli facciamo tutta la scarica. Quindi anche con L1. Mi sa che adesso non evoca i ragni, li evoca dopo. Cazzo è devi, no, perché adesso devi picchiarla e poi si evoca tutto. Ma al primo colpo si evocano i ragni o al secondo? Subito. Al primo teletrasporto. Appena le sputi addosso evoca. Appena tutto. Si incazza ti evoca i ragnetti. Appena senti la tua puzza di merda evoca tutti. Esatto. Ok, ragni evocati, perfetto. Cerchiamo di non morire. Dai. Ragni bianco. Pisellino. Granata! No, non ho preso neanche uno. Ah, con quanti colpi muoiono? Con due. Se li prendi dietro. Ma Dio, sangue. Chi è morto? Chi è morto? Ornello. Ezio. Il collaboratore Ezio. Non è stato molto collaborativo. Dai. Ezio comunque. Mi ha tirato una testata che me la ricorderò per tutta la vita. Perché loro sono fragili ma fanno malissimo quando ti così cogliono. Piccoli e fragili. Questo altro potrebbe anche schivare quando prendo cerchio. Allora Fabri, fammi una cosa. Ok. Buff e pastiglia. Vai, buff, ci sono. Pastiglia. Ci sono. Vai. Uno, due, tre. Vai. Noi gli facciamo veramente una pava. Non è male il danno. Non è vero, cazzo, metà. Più di metà vita abbiamo tolto. Porca miseria, ce se fossimo stati in tre. Mortacci de Pippo. Fossimo stati in tre, ce l'avremmo fatta. Allora, facciamoci prima. Ma quanti ragni? Facciamoci prima i ragnetti sbirulini qua. Dopo, però. Ne smonti altri perché avete saltato una fase. Però. Li facciamo dopo. Ah. Quindi sappiamo. LOL. Che nel momento in cui facciamo adesso devo andare a comprare le carte del fulmine, però. Ah, c'hai ragione pure io. Stupidino. Quindi sappiamo che una volta che lui despawna, evoca entrambe le orde di ragni. Esatto, questa è nuova. Di una fase che dell'altra. Secondo me però, se fossimo stati in tre a fare quella gag della pastiglia e del fulmine, non dico che moriva, ma quasi. Però anche se non fosse morto, avrebbe avuto talmente poca vita che nell'altra fase ci saremmo potuti pure rischiare un rush su di lui, sì, e l'avremmo fatto fuori, secondo me. Tipo andavi prima tu... Esatto, gli facevo il danno che riuscivo. Esatto. Esatto, bravissimo. Tipo così, capito? Mannaggia me. No, vabbè, non ti preoccupare, Squawk. Avevamo messo in conto che, secondo me... Che saresti stato tu l'anello debole, cioè lo sapevamo. È vero. Sono sfigato su sto gioco schifoso. È vero, sei meglio di me. Cioè, come in un gioco, giochi di merda come voi. Volevo elogiarti, ma va bene lo stesso. No, tanto gioco a Dark Souls 3 PvP fa sboccare, quindi non ti preoccupare. Allora, ci vediamo sempre fuori dal cancello. Perché fa differenza dentro e fuori casa, capito? Non mi fa fare i sound alert. Ah, è possibile che ci sia il cooldown in questo momento. Perché ho messo che non si possono spammare, Fra. Infatti, vedi. Capito, Fra? Ci vediamo fuori dal cancello. Scusami, fuori dalla porta, perché fa differenza. Fuori dalla porta no, perché c'ho la vecchia io. Come c'è la vecchia? Fuori, all'aria aperta. Cancello, al cancello. Okay. Al cancello, porta. Però fuori, perché prima quando stavo dentro non mi trovavi. Appena sono uscito mi hai trovato.
Ok. Quindi dove c'è la prima mosca. Esatto, quindi fa abbastanza differenza. Quindi oltre il cancello, fuori dalla porta. In quell'angolino lì, esatto, ci dovremmo trovare subito, vedi. Perché fa differenza sia prima o dopo il cancello e sia dentro o fuori la porta. Oh, Ornello. Ornello. Sei stato bravissimo, Ornello. Grazie. Join the Sium TV. Sai che ce l'ho anch'io questo? Dove l'hai preso, scusami? Che cosa? La riverenza? Ah no, te l'ha dato Arianna. Non saprei. Giusto? Non ho molto interesse nella storia e nei personaggi. Ah, ok. Va bene. Va bene. È finito. Scusa. Guarda. Esattamente Ticchio dice di andare fuori dal cancello, loro due stanno dentro. No. Ma io ti spacco la faccia. Siamo dove eravamo. Ho detto oltre il cancello, ma fuori dal portone. Cioè, abbiamo 10 testimoni. Va bene. Appuntamento qui. Diglielo a sto squocus. Va bene. Sai cos'è la cosa migliore di te, Squadush? No. Ah, ma se no si vede il mio fantasmino dalla roba di Joy. Il tuo fantasmino? Sì. Ah, l'hai visto prima, ok. Sì. E dimmi, Ticchio, a 90 mio. No, finiva così la cosa. Ok. Sono proprio onorato adesso, grazie. Sei proprio onorato. Quanto tempo sta mamma mia, che lento che gioco. Lui la sua PlayStation 4 da povero. No, ma non è apparso nemmeno ancora il... Oh. Ah, ok, adesso sì. Bravo. Io voglio bravo. Vedere dove spawna. No, sono curioso di vedere dove spawna. Secondo me è qua. Ok, era qua. No, ma ragazzi, Ticchio oggi ha avuto una brutta giornata, per quell'oggi è così cattivo con me. Ma non è vero. Non è vero. Lui non è mai cattivo con te, dobbiamo essere onesti. E zitto tu. Sarebbe brutto accanirsi contro di te, insomma, già la natura ha fatto quello che doveva fare. Appunto. Essere più cattivi ancora è veramente bruttissimo. Ci buttiamo nella luna. Dai, risolviamola da uomini. Nudo, a mani nude, vecchio mio. Mani. Devo prendere l'armatura, però. Cosa ne pensate di Teo? Io dico che è uno dei terzini più forti della Serie A. Non lo dico perché sono del Milan. Non posso che essere d'accordo con te. Anzi, io direi una cosa. Forza Lazio! Non questo. Semplicemente che non è uno dei terzini più forti della Serie A, ma è uno dei terzini più forti del mondo. Sì, tolto Davis, secondo me, del Bayern... Lì a sinistra c'è poca gente più. Ti piace così tanto Davis? Stai scherzando, è una bestia Davis. È un animalo? Fortuna che ha un cervello eccezionale. Attenzione, Lazio no, ti sei appena fatto un... ho sentito una bestia. Bravo, ho sentito Kalel. Un altro romanista, ragazzi. Kalel è giallo-rosso come me, per questo che gli voglio più bene allora, ancora. Carta del fulmine. Pastiglia della belva. Che poi non serve. Al mio 3. Al mio 3. 3, 2, 1, via. Al mio 3. Al mio 3 è finita parte. Si è mosso. Cazzarola. Vabbè. Ci sta, calma, ci con sta. Calma. Allora, di nuovo Ragnetti, mi raccomando. Ragnetti a sinistra. A sinistra, quelli singoli. Ai meteoriti, però. Esatto, occhio quando spara il meteorito. Ragazzi, dobbiamo andare. È perché, essendo lontani, lui tende a spammare questo. Ma coso. Quello dei meteoriti è il più facile perché basta correre. Quando gli vai vicino, sì, fa quella specie di supernova che è impossibile. Dicevamo, dovevamo fare 3 ROM e 3 volte amigdala. Sì, facciamo 3 ROM e basta, vuoi vedere? Non ne facciamo neanche 2, secondo me. La miseria, ragazzi. Ma sto sangue che vi portate? Porca miseria.
Comunque sì, sono assolutamente d'accordo con te. Io credo che l'accoppiata migliore oggi in una squadra sarebbe Hakimi, Theo Hernandez. Aspetta che ritorna dall'infortunio Spinazzola e Theo Hernandez se lo può ficcare nel culo il posto di miglior terzino sinistro. Secondo me... No, scherzo, secondo scherzo, me... scherzo, scherzo, scherzo. Ha una, molto marcia più forte. In più. Sì, 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 molto, molto più forte. Guarda, guarda, che scrive Lazio col cuore, l'ha scritta, allora, col tuo cuore. Allora, se tu usi un'altra volta quel cuore accanto a quella parola schifosa che hai messo, ti bannano. Mamma mia. Va bene. Ne ha messi ben due. Tra l'altro, io ho cambiato il mio cuoricino che si muove. Posso vedere se funziona? Si Come chiama? No? Sì, invece. E ci dissociamo da questo cuore associato a no, quella parola. No, non funziona. Perché non funziona? Chi di voi è milanista, raga? Chi di voi è milanista? Fra Francesco. No, di noi intendi io e Ticchio? Tutti. No, io sono dall'altra sponda di Milano. Io simpatizzo per il Milan, diciamo che è la mia seconda squadra al Milan, quindi... La okay. Mia prof di matematica è milanista. Che sfiga. Ah! Infatti, guarda okay. Caso, è quella che dà più compiti. Ciao, Ezio. Ciao, Gastone. Il Gastodonte. Dai, Luca, di la tua. Ma io so che simbolo. Luca... Io so che Luca è juventino, non è milanista. No. Oh. Che ladro. I think. Guarda, qui non ti fai neanche calcio, però i meme li so. È bravo. Mi fa piacere che tu dica che la Lazio è un meme, bravo. Esatto, juventino. Vabbè, oh. Che bello. Il mio naso spadone. Non ci interessa il protagonista di sto caso. Veramente il tuo naso è molto simile al naso di Lois Griffin, tipo a sandwich, non so se ancora peggio di che lo so, c'ha questo bruttissimo difetto, non ci possiamo far nulla. Ahimè. Postati, ciccione. Stiamo facendo jogging io e te. Arrivo allora... prima di te, sfigato. No, arrivo. No, I'm back, signorine belle. Ah. Ciao Nick, ciao Super Nick, Super Mega Nick. Hai mangiato le uova? Io. Mi mangio da morire dai ragni. Lascia stare le Molotov che non fai neanche mezzo mamma danno. Mia. Guarda come basta, ragni. Come tira il piccio, Skadush. Tira il piccio su se stesso, maledetto. No, ragno, mi fate paura. Salvo io, Squadush. Grazie. Oh, siete pereonti. Andiamo. Andiamo a fare i grandi culi. Stiamo vicino. Vieni, al culo, no? Però, perché prima mi ha 3, spinto. 2, 1, via. Vai. Però niente, secondo me non ti fa danneggiare più di così. Però è una merda. Cosa un facciamo po'. Allora? Andiamo da lui a fargli fuori andiamo quelli da lui. Vicini? Secondo me io provo a... Ma secondo me possiamo fare una prova di forza, tipo va bene. No, non fa niente, non fa niente, squad. Tanto finché muori tu non sti cazzi. Non fa nulla, squad. Di danno, dai. Io faccio così, guarda. 2 3 4 vedi. Ci dobbiamo lasciare stare i ragnetti stupidi. Dobbiamo ignorarli. Dai, no. L'ha ucciso però. Me lo dà morto? Boh, a metà preda uccisa. Siamo morti. Preda uccisa, attenzione. Attenzione. Mi ha dato preda uccisa. Sì, 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 attenzione. Dani dice di sì. Ez. Easy. L'abbiamo distrutto, ma ci ha fatto il culo due volte lui. Io vado a verificare, ragazzi, per sicurezza. Al massimo io suono quella grossa. Io ti chiudo. Ok, suona tu quella grossa, sì. Quindi dobbiamo fare la tattica è P
picchiare subito. Esatto. E appena si teletrasporta, ignoriamo i ragni. Esatto, cerchiamo di ignorare i ragni e andiamo direttamente da lui. Esatto. Tu magari, cioè, Lost, se no, cosa magari rimane un po' in disparte. Lost, per sicurezza, andiamo noi a fare sì. i cattivi. Vabbè. Ragazzi, è ancora vivo. Davvero? No. Appeso. Vabbè. Mi è uscito per da ucciso. Faccio da solo o vado via? No, facciamo insieme, però. Ok, vado via. Vai via. Tu hai suonato quella grande già, Ska? No. Ah, ok. Allora suona di nuovo quella grande tu, Fra. Sì, suono la grande io. Peccato perché, almeno da quello che ricordo dai Souls, quando ti dice, quando ti dà la scritta preda uccide, secondo me ti deve dare le anime. Se ti dà le anime, allora è morto, se no no. Oppure te ne può dare 10 volte come ha fatto Belstad. Esatto. Belstad da noi. No, vabbè, ma si sta parlando di giochi belli, eh. Quali sono i 6 motivi per seguirvi stasera, chiede Michila. Join, quali cazzo sono i 6 motivi? Allora, dici sti 6 motivi. Che devo fare, come il Berlusca? Uno. Allora, il primo credo che sia palese davanti a tutti, il fatto che ho aggiornato la mia postazione con questa asta microfono e la ring light. Quindi, ed è una. Uno. Voglio vedere come ci arrivi a 6, vai. Secondo, la presenza di Skadush all'interno della live, perché sì. Sì. Terzo, ticchio 90 e non il suo ticchio niente. Core. Ok. Il suo ticchio core. Quarto, il raid di Mackie. Attenzione, che piano piano qua. Baby Yoda in live, esattamente. 5. Teo Hernandez. 6. La merda che stiamo andando ad uccidere perché ancora non è morta, nonostante abbiamo usato sia la pastiglia del sangue libelva sia la carta del fulmine dei miei cojones. Però mica lo hai premuto start stato. Ma come fa finta di niente? Devo confessarmi? Lo so. Va bene, lo faccio. No, lo faccio, no. Lo faccio. Allora, ragazzi, queste sono le mie statistiche. Purtroppo è successa una cosa. C'è stato un errore da parte mia, ovvero alla creazione del personaggio. Io credevo di aver cliccato lo spreco d'ossigeno. Ma stava guardando Amaurant. No, semplicemente. Infatti io l'hanno bannata perché ci ha rovinato la run. Esatto. Era la prima volta che facevo il PG. E invece ho selezionato il mite. Pensate un po'. Il mite. È per questo che io in questo momento, anziché essere a livello 4, mi trovo a livello 10. Bravissimo! Ecco perché la storia su Instagram, sei un mito. Ecco perché l'altra volta continuavamo a dire sei proprio forte. Tutto quindi torna. Si ricomincia. Ma non, no. Grazie. Scam. Grande danni, grande. Che tristezza. E niente, ragazzi. Che quindi è questo, sono queste le motivazioni per le quali noi. L'ho fatto. Okay, continuavamo a spammare il numero 6 la volta scorsa. Non perché siamo delle bestie di Satana, ma perché sono un cretino io, esatto. Complimenti, Juan. Sei veramente succede anche ai migliori, figuriamoci a noi. Perché non siamo noi i migliori? Ah no? Tu no? Ah no? Ah no? Non posso? Dai, ragno! Mamma mia, quanto dai, sei scarso! Mamma mia, quanto sei scarso. Forse ce la facciamo però, perché la volta scorsa. Sì, no, ma ce la facciamo, guarda. Che togli. Ce la facciamo, lo sai perché? Perché lui è solo d'impiccio. Parliamoci chiaro. Poveri.
Poverino, poverino. No, scherzo, Squad, sei l'amore della vita. Non so di chi, però di qualcuno. 1v1 vita reale, quando vuoi. 1v1 vita reale. Veramente l'hai detto? Ci sei? Vai. 3, 2, 1, via. Si è bloccato. Presidente? Più o meno lo stesso, forse un pelo di meno. Senti, proviamo a fare quella gag. Fare il sesso matto subito. Ok. Lo picchiamo direttamente. Sai perché? Sai perché l'hai fatto di meno? Perché l'hai colpito in testa. Sì, lo so. Perché si gira il fantastico. Poi mi sa che ci muoio. Siamo in mezzo. Ci sarà un perché. Sei ancora vivo tu? Come? Io non so. Abbiamo fiducia in te. Forza, Ornello. Male, forza male. Vita. No, questo è l'attacco di merda. Devo correre, devo Dai, correre. Gastodonte, credo in te, Gastodonte. No, muoio. Ragazzi, in uno è difficile. A parte che il fatto che aveva la vita triplicata. Ska, per favore, puoi non morire contro i ragni, ti prego. Gioia, puoi dire ai ragni di non rompermi il cazzo. Devi stare attento. Devi stare attento. Ma mica sembra essere in... No. Gioca meglio. Concentrati, affrontali. Non so come procedere. Cosa devo fare? Potrò ancora fidarmi dei miei amici? Questo di mondo è tutta una menzogna. Di gente che non ti puoi fidare. No, capito, è stato un errore, è stato un misunderstanding. No, come volete metterla? Chiedo un rimborso. Io chiedo il rimborso da Ticchio 90. E poi almeno se ne fosse accorto prima. Mi sono accorto la terza live. Me ne sono accorto alla terza live. Perché se onesto, ragazzi, se me ne fossi accorto tipo alla prima live, avrei ricominciato e l'avrei fatto da solo. Proprio mi sembra easy, tra l'altro easy. Facendoci venire un colpo nella chiamata prima della live. Perché a un certo punto ma fa tipo... Ragazzi, perché siamo a livello 10? Cosa? Tra l'altro io sempre siamo perché certo, giustamente come proietti qua te se inculano, sì, qua siamo. Ce li inculiamo. L'avvocato di proietti. E quindi siamo, anche se loro poverini non sono. Noi siamo a livello 4, giuro, avvocato. Ma veramente tutti sti tentativi contro Rom, ragazzi. Ma sono a livello 14. No. Meno male che questa è una zona, tra virgolette, nulla. Nel senso che fai due passi, sì. Due metri e sei arrivato. Però... Dove sarà Squadush? Secondo me è qui. Secondo me è qui. Vediamo. Chi ci arriva più vicino vince. Esattamente un triangolo. Esatto. Il triangolo no, lo sai. Non l'avevo consideratolo. Considerato. È sempre uno dei nani, no? Come pushalo, skippalo. Sì. Pusha kick. È ovvio. Ma perché ho visto? Ma perché c'è l'emo che ti buttate, lol. Ma io non capisco questa cosa qua. Quelle sono quelle che ti fanno l'agguato quando fai il giro, sì. Ok? Ma perché si buttano quando entri qui? Ma tu ti fai i problemi di come funziona Bloodborne, veramente? Sì, io okay. Faccio i problemi di come funziona Bloodborne. Bloodborne. Ma delle voci sul remake fatto dalla Blue Point, ne vogliamo parliamone? Ma no, non ho l'arma equipaggiata. È morto. I miei occhi. No, non sono morto. Non è scarso come. Infatti io. Granita! Ma basta! Sono leggermente in hype perché se mi fanno anche solo una remaster da 60 fotogrammi, io godo come un riccio nato da poche ore. Oh, ma mi ha cagato addosso il ragno! Dai, su. Uccidi l'ultimo ragno. Bene. Senza morire, please. Ok. Ce l'ho fatta! Allora, fulmine, pastiglia. Vado vicino a Ticchio che porta fortuna. 3, 2, 1, via! Grazie mille, chiunque tu sia. Ti voglio bene. Attenzione!
Ragazzi, forse ce la facciamo. Forse ce la facciamo. Sì, sì, è andata. Sì, andiamo noi due. Pushiamo come dei sì, draghi. Sì, sì. Occhio, sì. Occhio al meteorite, tu, Join, e basta. Non tu ho guarda, cosa. Guarda solo quello che fa. Non ti preoccupare, vai, del boss. Oh, grandissimo. Grazie mille per il supporto. Credo di aver visto che mi hanno droppato $3.50. Oh, boh. Ho fatto. Oh, è stata una fantastica gag e mi si è buggato tutto. Ma grazie mille per questo mini supporto. Sei veramente un dolcino. Però non ho letto chi è stato, porca miseria. Oh, finalmente abbiamo vinto, ragazzi. Comunque ti chiedo che è morto, anche se è morto alla fine, quindi è nabbo. Vieneto. Sono quella grossa più grossa io. Sì, sì. Ok, io parlo con la tizia. Oh, grazie mille per la salve, Ticchio. Sei veramente un dolcino. Ah, il mio amico milanista, questo è altro. Amico milanista, è vero, è verissimo. Thank you very much. Thank you, ti presento il nostro amico Fra. Dai, presentamela. Goditi queste due fantastiche emote. Se riesco a trovarle. Dove siete? Eccolo, uno e dos. Bellissimo, tra l'altro ci sta un GG. Un, dos, tre. Sulle mail, credo. E lo vedrò adesso perché voglio ringraziarlo, Maki. Più che altro non ho visto. Che emozione, non siamo visto, da Ezio adesso. Credo che... sì. Ah, siamo da Ezio. Oh. Se facciamo questo try, come la barba Buffy di ieri, voglio altre due sub. Ok. Io vivo di scommesse. Ah, ma io devo sbloccare il falò, ragazzi. Allora. Ma scusami, aspettate una... Ezio, perché io sono andato avanti. Hai ancora la tizia viva, vero? Sì. Merda. No. Ma è aperta la porta, squad. Ma sì. il problema è che quando lui entra ci mette un po'. E noi due saremo in balia della stronza. Anche perché dobbiamo colpirlo, il poderoso urlo del ragno. Dobbiamo stare attenti, allora. Che brutto sei vestito così. Che schifo. Dobbiamo stare il bello te. Ah, scusa. Gamberetto di merda. Sei bello te. Figa. Allora, mi si sta abbassando vertiginosamente il bitrate. Non ti preoccupare. A me si è bloccata la live, per esempio. A me non si è bloccata la live, però mi si sta abbassando tanto il bitrate. Adesso vediamo che sta succedendo. Allora, io torno lì. Ma mi sentite? Voi? Sì. Ha fatto una frizzatina. Dovevi far finta di no. Live. Ok. Praticamente mi si è abbassato di botto il bitrate. Non so per quale motivo, ragazzi. Quindi... Non è di lavarmi i reni con la torcia. Allora, voglio vedere. Allora, c'è scritto: oculista ha donato $3.52. Credetemi che non so se sia una gag. È una gag. Oppure se poi... Ok, quindi qualcuno ha scritto oculista nel nome, perché puoi cambiare il nome, chiaramente. Quindi è qualcuno che vuole mantenersi anonimo. Fantastico. Ok. Chi sarà mai? Non lo so. Io i miei sospetti. Non lo so. Anche io i miei sospetti, perché... Esatto, c'è stata una persona che ha suggerito. Puoi vederlo nella mail. E che per un po' è rimasta in silenzio. Esatto. Era lì, cioè... Quindi grazie mille al signor oculista, che se si paleserà, chiaramente noi ringrazieremo di persona. Sempre, per il momento lo chiamiamo oculista. Facciamo così. È andato in ferie o cosa? Ti sono qua da mezz'ora. Sì, ho sbagliato falò. Sono andato ai boschi proibiti anziché andare. Chiedo scusa. Dylan. Oh, benvenuto Dylan. Welcome back. Mannaggia che detective. Mannaggia che
Detective e te postino. Che te credi? Te postino, Meki. Non dovevi, non dovevi, cara Meki. Grazie mille. Questi sono tre caffè per noi, ragazzi. Che bello. Ma tu hai il monocolo nell'occhio che attraverso la gabbia. Sembra che hai un tumore all'occhio. Va bene così. Oh, attenzione. Ok. Dai che ci metto 3 ore a girare la visuale. Nel messaggio c'era anche scritto che la prima visita è gratuita. Fantastico, stupendo. E niente, e io e Scaldo ci siamo qui che ci picchiamo. No, ho suonato però la campana. Come stai, Dylan? Tutto bene? Dove sei? Che stai facendo? Hai risolto quella cosa con OBS? Sai che ti volevo chiedere, Fabri? Chiedimela. Praticamente, questo mio carissimo amico sta utilizzando OBS per registrare le lezioni. Ok. Però aveva un piccolo problema per quanto riguarda l'audio di OBS. Ok. Un attimo che saluto Fra. Grazie mille per la compagnia, Fra. Grazie mille. Sei un dolcino. Ciao, e Fra. Ovviamente ringraziamo Ticchio per averti dato questa fantastica sub. E praticamente, se lui mette le cuffie al computer, il OBS registra l'audio anche se lui mette il muto all'audio. Ah, ma c'è la... Troppo la... complicato così. Capito, lo devo spiegare. Lo devo spiegare meglio. Scappa, gastodontico. No. Andiamo. Non è ancora il momento. Ti compare il messaggio. Sì, è una menzogna, infatti. Volevi farmi... Visto. Ecco, adesso. Madonna, ma c'è... No, porca miseria. Aspettaci. Aiaia! Mi dispiace, Gastodon, ho visto tutto, ma devo andare. Ciao, mi dispiace. Non so se abbia... Se adesso hai così triplicati, ragazzi. Vediamo. Gastodonte di merda. Diciamo aspetta, che ho risolto mezzo. Più o meno, ok. Bello l'attacco finale di Majin Buu. Hai visto, Nick? Che cosa carina. Ma che... Dove l'hai tirata, voi? Mannaggia. Ho preso Rom. Ho visto. Palle, ragazzi, sta tizia. Oh, madonna santa. È rotta. Aia. Cioè, muoio. Si accanisce proprio. Sì, lo so, però... Sicuramente c'è qualcosa in Windows che non va. Te l'ho detto, Dylan. Non è qualcosa di legato a OBS, secondo me. Anche perché OBS poi... funziona così bene. Non è vero. Dai, ragno, stupido. Così bello OBS. Ma tra l'altro io adoro OBS, è un programma fantastico, a parte gli scherzi. Ti fa fare una cosa incredibile, cioè tantissime cose. Dimmi quando sei pronta. Io ci sono. 3, 2, 1, vai. Vai. No, sulla, ragno, sei la fermo. Faccia di culo che ha. No, Nick, non ti preoccupare, non c'è proprio sto pericolo, stai tranquillo. Figa, abbiamo tolto pochissimo. Mannaggia. Ma secondo me il signor livello 10 fa molto più danno di quanto non voglia ammettere. No, a parte che io ho colpito la faccia per un po' perché è un gioco di merda. Andiamo subito sul ragno? Sì, ragazzi, fate così perché sennò veramente non riusciamo. Più di metà vita. Porca che poi io vorrei sapere una cosa dalla signorina Meki. Ma da dove ti è uscito questo oculista? Perché non avevi visto il livello, secondo me. Ah, ok. Quindi è tutta una gag. È una gag che parte da lontanissimo. Parte da 2 giorni fa. Va bene, va benissimo. Va bene. Lo accetto. Non so se avete capito, ragazzi. Non fai niente. Perché lei ha usato lo accetto in Dark Souls 2. Vabbè, devo chiudere la live? Non lo so. Mettetevi a ridere. Boh, non lo so. No, non fare ste facce qua. Tra l'altro le emoticon di Twitch sono veramente ignobili, sono brutte. Tagliate con l'accetta, fanno cagare. Mamma mia, tutte pixelose, tutte... Cazzo, sei il padrone di Twitch, signor Mario Twitch. Mettale emoticon carine, maledizione. Maledizione. Sei morto, vero, giovane? No, ce la so per fare a dirla tutta.
Siamo attenzione! Tutti, siamo tutti contenti. Il... Veramente, io sto tifando. Guarda, ti dico, in questo momento. Ti dirò di più, sono la campana. Ma no, ragno! Mi ha sboccato addosso, ragno. Mi sono morto. Porca la miseria. Personaggio stupido che rimane stunato 3 ore. Ho suonato ancora quella piccola, allora. Sì, vabbè, Cristiano Ronaldo mi ha one-shottato, però. La mosca. La mosca ti ha one-shottato, un veramente. Colpo, un colpo solo. Cactus. Dai, ragazzi, sono le 9. Cactus. Ce la facciamo in 49 minuti a fare tutto. Sì, secondo me sì. No. Ma guarda che possiamo, secondo me, farla durare anche 2 ore e mezza, volendo. Ma sì. Fidati di me, è fatta. Fidati di me, è fatta, è strafatta. Anche perché il... come si chiama? La zona di amigdala la lasciamo proprio... Ma sai come, Fabri? Vuoi che ti dica come la lasciamo? Tutto dimmelo, però. Te lo devo dire. Devo da dire. Uff, madonna, ragazzo. Lezzissimo. Sono state evocato. E niente, schermata nera. Nice. Sei stupendo, Squawkush. Gastodonte, quanto tempo. Da quanto time. Sai che mi manca un sound e vorrei tantissimo mettere un sound della voce di Skadush, però devo decidere cosa. tipo un poderoso urlo del Sium ci starebbe tantissimo, quindi lo devo registrare. Ma sì, basta che metti me che urlo come per farti spaventare. Tipo così. Ah! Ma perché? Guarda, mamma, sono un cacciatore. Mi sono svestito. Ti ghiaccio. Guarda, il... esce dalla tendina il naso, è veramente bruttissimo, è una scena bruttissima. C'è un naso che è lungo quanto la parte di cappello. Ciao Ornelo. Perché ti sei curato, Ornelo, se vuoi prendere danno prima? Perché stavo combattendo con la signorina cattivina. Andiamo. Oh, grande Orlando, benvenuto. Se mi shotta picchio qualcuno di voi due con amore. E c'è una mosca. Oh, attenzione. Ma che cos'è stato? No, che non puoi entrare subito. Ah, lei è viva, ero dimenticata. Come stai, Orly? Entrate. Non possiamo ancora. Adesso possiamo. Vabbè, Dio santo. No. La devi uccidere. Ticchio, torniamo nel tuo mondo. Torniamo nel tuo mondo e la ammazziamo. Dai. Cristiano Ronaldo. Dio santo, ragazzi. Ma eri sceso sotto nella boss fight. Sì, sì, era comparso il messaggio. Mentre morivamo era comparso. Come stai, Orly? Come stai? Sappi che stiamo facendo le costolettus con la signorina che ha il rosmarinus. Diciamo sta che... facendo il culettus. Esatto, veramente. Cioè è più lei che sta facendo... No, il carcere dell'ipogeo. Porca. Ho sbagliato. Ma devo suonarla la campana, ragazzi, scusatemi. Quella piccola. Quella piccola, come il tuo pipo. Io per forza la piccola. Ho il potere delle scale, bitches, non puoi prendermi. Entra la mosca, arriva proprio fino a qua, stupida. Un po' connettivamente instabile. Ah, tu sei un po' connettivamente instabile. Suppongo che tu stia studiando come i dannati, Orly. Ma va bene così. Ricerca del suono di una campana del richiamo. Quale devo suonare, scacola grande? La piccola. Quella piccola. Ah. Quando hai detto scacola grande sembrava tipo scaccola, cioè sembrava fosse uscito scaccola. Che è il suo nickname. Molto bello. Scaduce è il suo nick, esatto. È l'abbreviazione. Però come prossimo nickname scacola 777 Prime. Prime. Importante Prime. È avere il 777 comunque. Scaccola 777 Z. Ah, sei all'angolino.
Maledetto Ezio Auditore. Sei zitto, stupido gastodonte. Torna su Monster Hunter. Mamma mia. Posso provare ad uccidere la feccia? Va bene, divertiti. Ah no, non va bene internet. Ah, ma dici la mia live, Orly? Non va bene, oppure mi stai dicendo non va bene internet in generale, quindi ci sta che la tua live possa si disintegra tra un momento all'altro. Va bene, andiamo. Ma se io spruzzassi il petrolio sulla signorina le dessi fuoco? Non le farai molto, secondo me. Infatti, le farai poco e nulla. Sapete che dobbiamo... Entra subito, aspetta. Esatto, Fabio. entra, entra. Non ti preoccupare di noi due. FBI, open up! Adesso le vedi, lei si sta dimenticando come lei si chiama. Indietro. Dimmi quando posso entrare nella boss. No, tu nella boss fai il prima c'entri meglio, Ok. Sì, vabbè, spammalo allora. Morto. Io no. Vado, corro. Vai. Damn, ho finito le molotov. Gastodon, non farti uccidere. I am here. Bella lì. Bella, ce l'abbiamo fatta, finalmente. Adesso moriremo subito col primo ragno di merda, vedrai. Ma era lì seduto. Ma forse. Seriously? Io ho sempre paura dei ragni, quindi... Ma i ragni sono una stronzata, basta che non fai mai il lock. Esatto. E gli vai dietro. E vai... Ti tieni sempre della stamina per poter scappare. Ma poi arrivano gli altri a bullizzarmi. Appunto, no, per quello non devi mai fare il lock. Vedi? Non devi mai fare il lock. Così ti dai sempre un'occhiata intorno, è una stronzata. Ci siamo, giovani marmotte? Io ho l'ultima pastiglia. E poi la compri. Vai, voi. 3, 2, 1, via. Sì. Tra l'altro già aveva cominciato. Dai! Ragazzi, è andata male oggi. È colpa mia. Dai, zitto! No, è colpa tua davvero. C'è poco da star zitti. No, stai zitto, tu hai meno diritti di me. No, stai zitto. Tanto proprio non mi hai aiutato a fare diritto, appunto. Sto cazzo. Dai, non fare l'antipatico. Ragno di merda. Qualcuno è morto? No. Guarda, ho visto un ornello morire. No! Ah, cazzo. Forse ce la puoi fare per Oscar. Aia. Non siamo già alla terza ora, vero? Siamo solo scarsi. Miseria, ragazzi. Alla terza. Rom è veramente un infame. È veramente un infame. Ma il problema è che se succede come prima, basta che un ragno non mi pisci addosso e ho vinto tutto. Il problema è che ti sciotta, capito? Proviamo a fare una cosa simpatica. Vai, dimmi. Proviamo a picchiare il tuo yet. Io sono con il campana grande. No, non tirarle con me, che stupido essere. Big Rom anche. Grande, no, Rom. Guarda, ha la stessa potenza fisica di Lukaku, te lo dico, Orla. È proprio uno stronzo con la patente, come si suol dire. Adesso non mi avvicino più il tuo. Quindi non vuoi farlo? Sei sicuro? Io sono andato il campana grande. Ah, ok. Arrivo. E ho solo una carta. Da te è morta la tizia, vero? No. Nice. Quindi è morta solo da me. Va bene. Ti dirò di più, sta benissimo. Holy shit. No, mi ha visto, ti prego. Vai via, evocalo. Nel sottoscala. No, ti prego, ti supplico. Ti ginocchio, poi ti compro casa, però lasciami vivere. Oh, significa che non è morto ancora Skadush. Cristiano. Dai! Porco Dio! Sei morto. Manca un hit. Ti prego, Squawk, faccela.
dimmi, fai uppi. Bravissimo. Hey Joe! Sacco di merda. Ce l'ho fatta, ragazzi. Che bravo, Squadush. Che bravo. Mamma mia, mamma mia. Suka. Che forte cazzo! Ricordiamo merda. Non è una persona reale. Ma per lui è tutto PvP. Stai zitto. Siete pure morti voi due. E siamo morti perché noi abbiamo meno vita di te. Quindi un attacco di ragni mi sciotta. Non mi interessa. Sei comunque morto. Okay. Infatti. E Ticchio, tu non puoi parlare nemmeno tu che sei morto prima. Sì, mi sono morto per goliardia. Ma che schifo, questi vasi sono pieni di occhi, ragazzi. Guardali, tutti a terra. Sembrano delle palle da biliardo. Damne. Comunque, quanti oggetti istruttibili ha Bloodborne all'interno delle aree? Ci credo che va a 30 fotogrammi. Ci credo che va a 30, maledizione. Io sto lavando per terra con la mosca morta sempre al solito punto, Oh! Sto per perdere un dente. Ma perdonami, hai suonato il campana? Ah, adesso sì. Sono a Cathedral War Zone. Ho suonato il campana sempre al solito punto. Al solito posto? Stessa storia, stesso posto, stesso bar? Io, ragazzi, non vedo l'ora di fare il Kainars, però, perché c'è il mio capo d'abbigliamento preferito. Ah, l'abito rosso da donna. No, anche. Io quello voglio. Ma c'è... Ma dopo puoi comprare l'Ardio Darao, vecchio! Ah, quello è bellissimo quando scendi le scale. Perché? Perché tocca i vari gradini, fa ton 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 ton. Veramente? Sembra cosa, come si chiama? Te la ricordi, ok? Il prezzo è giusto? No, non mi pare. Se facesse rumore sarebbe finale proprio. Sì, sì. Però è bellissimo perché sei proprio ubriaco quando si muove. Sì. È troppo bello. Molto Silent Hill quello. Mamma mia, Pyramid Dead proprio levati. Pyramid Hume. Pyramid Headshot. Sei bravo, Fabrizio, sei bravo. Come ci comportiamo? Aspettiamo Squadush o andiamo? Proviamoci. Io sto per arrivare, però dovete andare. No, sto scherzando. No, andiamo. Ma c'è la signorina. Ma la tizia. Proviamo a uccidere lei? Ma è per il culo, non ho più pastiglie, sangue di Sium. Vabbè, ma non fa niente. Meme. Infatti, vedo se posso comprare almeno una. Per ottenere le gemme, i pezzi grandi, dobbiamo fare Kainarst. Cioè, che secondo me è la zona più lineare. Sì. Sì, ma guarda che comunque Guaya Hargul ce n'è di sbobba. Sei sicuro? Sì, cioè non tantissimi, però ce n'è qualcuno. Giusto per farti un livello, credo. Hai fatto il Rosmarinus? Con le patatus? No, con la mia faccius. Podero su. Chiudiamola all'angolo, sta feccia. Proprio chiudiamola live. Ciao Mosca. Sei contento che non mi vedrai più, Mosca? Che cazzo era? Bella, bravo. Ci muori, maledetta bastarda. Ci muori, capito? Non toccare più il mio amico Ornello, capito? Capito? Ornello non si tocca. Guarda, sono un elicottero. Guarda il mio vestito, guarda. Che bravo. Cosa ho fatto? No, ho sbagliato. Cosa hai fatto? No, hai evocato Ska, dobbiamo andare. No, lo puoi. Basta che ti. Ah, mandalo a casa, sì. Che brutto che sei, tra l'altro. Scusa, Damian. Il signor Damiano. Ah, tra l'altro. E tra l'altro, guarda, sembra veramente un cavaliere spada e scudo. Che ha una spada e uno scudo. Pokémon spada, Pokémon scudo. Pokémon merda, non si mai.
Sì, sto arrivando. Sì. Felicità. Yes, let's go. Non vedo l'ora di morire col primo ragno. Ciao. Sapete che dopo Rom, nella cattedrale grande, ci sta il tizio. Fate passare, magari. Il tizio con la katana. Ragazzi, non manca qualcosa qui. Ma qui non ci serve. Non manca niente qua. Cosa? C'è un vestitino. Ah, l'hai già ucciso, Madonna santa, veramente? Il gioco parla di questo. Joy, ti piaccio? Sei abbastanza gnocco, sì, effettivamente no, sì. Hai troppa barba attaccata ci addosso. Ci devo parlare col ragno? Zitto. No, devi dargli un colpo. Ok. Prova a fare dei complimenti, magari apprezza, perché è avanti il gioco. Poderoso ruolo del Sium. Ci sei, Ska? Sì. Ok. L'ho tagliato in due, praticamente. Facciamoci ragni. Guarda, sono tutti lì, ma... Si guarda, proteggono a Vicenza. Sto gioco feccia. A Vicenza? Where is Vicenza? Vicenza è qui. Vicenza è nel cuore. Vicenza è nel cuore. Ah. Sono morti tutti? Sì. Allora, yes. Il pastigliume, che non la carta, no, nabo. 1, 2, 3. Già. Minchia, non gli ho fatto veramente male. Ma che figlio di pastiglia. Qualsiasi persona. Io senza pastiglia ho fatto veramente la differenza. Però non sono spawnati gli altri, quindi possiamo adottare anche un'altra. Allora, facciamo di nuovo facciamo di nuovo la pulizia dei ragni piccoli, allora. La pulizia dei ragni. Senza, perché abbiamo la carta. No, però io non li sciotto ancora. Occhio, via. Non ho preso. Bravi. Oh, sono tutti morti i ragnetti. Ci sei? Andiamo. Vai. 3, 2, 1, via. Non so cosa stai facendo. l'abbiamo bloccato. Gli avevamo bloccato quell'attacco infame, ragazzi. No, me l'ha fatto lo stesso. Ma secondo me si è beccato una testata, semplicemente. No, è esploso, mi ha fatto l'esplosione in faccia. Ma io non ho preso danno, why? L'ho provato io. Ugly. No, signorina. Sto cercando di decifrare l'ultimo messaggio che ha mandato il signor Snorlax 96. C6H12006. Allora, può essere. Non so cosa. Troia. Io ho suonato il campano. Benissimo, io sono qui che ho suonato il campano. Peccato, ci eravamo quasi. Comunque ho finito le fiasche, ragazzi. Pazzesco. Sta zona di merda. Cioè, sta zona infamissima. No, le ci ho fatto finire le fiasche. Bah. Ma quanti messaggi mi state mandando su sto coso qua? In questo garauppo. Allora, dove spawnerà il primo? Secondo me è qua. No, io sono abbastanza normi nello spawn. Proprio sono easy, in normal. Mezzo. Sì, normi. No! Cosa fai? Stai fermo. E abbiamo la strada libera, tra l'altro, quindi... possiamo andare proprio easy. Hai finito di sprecare colpi? Please. Non mi trovo a sto gioco, stupido. No, purtroppo non possiamo perriarci. Qualcuno aveva chiesto C6 e ho completato la formula del glucosio. Ma è... Ragazzi. Ma di che stiamo parlando? Oh, abbiamo un chimico qui. Cioè, non pizze e fighi. Abbiamo sia un comico, che saresti tu, un chimico. Un chimico. Oddio, join comico. Abbiamo un comico e un chimico. Un complimento. Abbiamo una cimice, che saresti tu, Squadush.
e abbiamo un Chimeco. Sono io. Un Chimeco è un Pokémon, sai? Ok, molto bello. Quindi tu sei un Chimeco. Tra l'altro molto bello come Pokémon, molto particolare. E gioco quando vuoi. Io sono qua che aspetto che di entrare nel mondo di picchio. O di entrare dentro picchio, decidi tu. Siamo perfettamente a tempo. Che bel gioco. Che bello, ragazzi. I contenuti quelli alti. Dov'è Sborbush? Oddio, è spawnato in bocca a noi praticamente. Andiamo. No, levati sta cosa, per favore. Levati sta. Perché? Metti l'arma frizzante, Ska. Perché non può usarla? Non dobbiamo usare la pastiglia. Va bene. Se rimango così. Ma io non ho le carte, ragazzi. Ho finito le carte. Io le pastiglie. Benino. Simpatico che sarà questo. Mi metto quelle del fuoco. Sembro un gabbiano con questa armatura. Ragazzi, per un attimo credevo di essere morto, vi giuro. Nella vita reale o nel gioco? No, nel gioco, perché ho mandato un messaggio a Orly e sono stato teletrasportato qui. Credevo di essere caduto in una parte, insomma, che non comprendesse l'arena, ecco. Allora, ci siamo? Sì, 3, 2, 1, via! Dai, oh, dai, buona, ci siamo, dai ragazzi, golosissimo. Sei tu, no, l'evocatore è Ornello, fai sì. Andare noi. Sì, io vado a fare della ragnificazione. Senza morire. Facciamo il push, eccolo. Occhio, corri, occhio. Basta correre in circolo. Al circolo? Soprattutto. No, dai, ragno di merda mi ha sboccato addosso ancora. No, cazzo, però gli ho tirato quattro colpi. Però manca poco, picchio di fare mordi e pugni. Ma tu non sei morto, Ska, giusto? Sì, sei morto anche. Mi ha sboccato addosso un ragno prima di te. No, ragazzi, i ragnetti secondo me dobbiamo proprio ignorarli. Ma l'ho ignorato. Cioè, dobbiamo stare proprio intorno a lui e quando vediamo che finisce, si triggerà un attacco, andiamo a picchiarlo. Immagina quello che ho fatto io, ma mentre ero vicino di che lo leccavo con amore, ha sboccato addosso il figlio. Il figlio è talmente focus Fabrizio che sembra che lo abbia sconfitto. Adesso muore di un bestemmione che manco io. No, quelle case del fulmine si opera. Infatti le sto comprando io. Beh, vado a fare qualche livello. No, non ne posso più comprare. Ah no, costano un fottio. Yes! Amore! No, mi ha ammazzato, aveva un HP! No, l'ha fatto. No, sto facendo partire vittoria, non mi interessa. Però sono morto. Sono contento. Ma veramente? Aveva un HP. Hai detto sì allora. Perché aveva tanta vita così, gli ho dato un colpo, convinto che bastasse, non bastava, e invece mi ha ucciso. Che stupido sacco di meme. Secondo me ce l'ho fatta. Magari, figliolo, no. Sbrigatevi, tornate lì e fatevi evocare. Secondo me ce l'ha fatta. Oh, benvenuto, Luis! Che spavento. Benvenuto, amico mio, come stai? Hai fatto cagare addosso tutti. No, perché con l'enfasi con cui lo hai detto pensavo che fosse Luis quello famoso, invece soltanto Luis. Sì, perché è un mio amico. Allora. Sto scherzando. Gio.
Sto facendo questa co-op run insieme a questi due simpatici ometti. Purtroppo. Ma quindi di più. Andare a Birkenwerth? Sì. Va bene, io vado a Birkenwerth. No. Niente, siamo con la particolarità che non stiamo livellando mai. Ecco, cominciamo, cominciamo a dirla così, che è più vera, piuttosto del Blood Level 4. Vabbè, allora, il fatto che non stiamo livellando è corretto. Esatto. È corretto, non abbiamo mai livellato dall'inizio del gioco, esatto. È una challenge particolare, diciamo. Esattamente. Il fatto che già inizia stupido è sempre corretto. È anche quello è particolare. Siete veramente ignobili, ragazzi. Scus. Mi fate veramente ma tanto. Il nome sei tu che stai letteralmente rovinato la serie. Però. Ma ragazzi, non me ne sono accorto. Io ti ripeto: che se mi fossi accorto, più attenzione. Se mi fossi accorto che anziché prendere lo spreco d'ossigeno, ho preso il mite, che è inutile. Il mite è più inutile dello spreco d'ossigeno. Ma scusami, ma allora la canzone che hai messo prima ha ancora più senso. Sei un mito. Sei un mite. Ma perché sei invisibile, Ornello? 92 minuti di applausi. 92 minuti di applausi. Io non, ti giuro, non avevo fatto questo collegamento. Te lo giuro. È venuto in mente adesso, è vero. Ma io ho messo il campano, non è vero, l'ho messo adesso. Campari. mi metto guarda che bando, però ci facciamo qualche games. Allora, no, qui hai un Koddaro sopra di me. No, non è vero, non è proprio un Koddaro. Non ti permettere, io sono però un Battlefieldaro. Si diletta. In realtà si dilettano entrambi, sia il signor Ticchio che il signor Skadush. Hanno fatto anche qualche live. Signore, che sei un vecchio decrepito. No, infatti, tu sei un piccolo, quindi sei un mite. Sì, esatto, Orly. si salutano chiaramente. Lui, se non l'avessi capito, il signor Snorlax 96 non è nient'altro che Wayne Rooney, ovvero Orlando. Ma io non vedo Ticchio. È Orlando, fantastico. Perfetto, perfetto. Ma io non vedo Ticchio, ragazzi, dov'è? Non lo sanno. Ci sono altre cose. No. Perché la gente spura da sola? È lo scurro quello. Esatto, riconosciuto dal VR. Lo scurro. Devi sapere, Fabri, te lo dico okay. A te che sei che mastichi dimmelo. Calcio. Vai. Che il signor Orlando somiglia tantissimo a Wayne Rooney. Grande Wayne. Il VR, aspetta. Tra l'altro, giocatore che io ha... Ragazzi, no, non ero Orlando, incastrato. Ma somiglia al Rooney di una volta o al Rooney di adesso che sembra mio nonno ubriaco? No, no, il Rooney di una volta, okay. I classici lineamenti chiari, capito? Okay. Ma perché il Rooney di oggi sembra un camionista, cioè parliamoci chiaro. Perché si è lasciato andare. Porca miseria, se si è lasciato andare. Sì. Non è mai stato bellissimo, però adesso sembra proprio un cazzo di camionista. Comunque, cioè, sai che forse era un soffre di più fuoco, non ne sono sicuro. Ma guarda che ho notato che gli abbiamo fatto molto più male. Allora, 3, 2, 1, via. Oh, buonasera Luigi, grazie mille per essere passato. Grazie mille per essere passato, bello. Spamma! Picchiate! Ciao picchiate. Luigi. Picchiate! Sei un dolcino. Piantelo, sei un dolcino. Piantelo. Anche se sei della Juve, però vabbè, non fa niente. Passiamo sopra occhio, questi piccoli dettagli. Ornello, occhio allo sbocco dei gatti. Mm-hmm. No! Madonna mia, ma t'ha scontato con che attacco? Occhio. Porca miseria, questa attacco è morto, shot, ragazzi. È morto, vai. Grande. Adesso possiamo far partire il fantastico Victory. Bravissimo. Bravo Ezio, bravo Gaston. Soprannome mi fu dato in seconda media, 2008-2009. Ah, fantastico, fantastico. C'è della lore. Un'ora e 40 per fare un boss. Porca. Vabbè. 40 minuti abbiamo speso ad evocarci. All'inizio, sì, no, mezz'oretta buona. Sì. Abbiamo speso 40 minuti a fare la signorina con le sì. Cotolettus. Anche.
Quindi okay. Stai tu. Oh, mi adesso... ha dato le anime anche, ragazzi, sapete? E adesso dove devo andare? Ma teletrasportato su una bacinella. Vai avanti e devi andare su prendere il falò a Yahar Ghul. Ah, ok, ok, mi piace molto. A Yahar Sum. Se vado sopra invece, quindi... cosa... cioè, torno alla cattedrale. Ma adesso facciamo Cain Sum o Yahar Sum? Facciamo Cain Sum, ragazzi, è più corto, bene, secondo me. Mi piace, mi piace. È il castello, quello dove c'è Logarius, là, come si chiama. Lo lasciamo e proviamo... Ma dobbiamo andare a prendere l'invito da Yuseka. Sì, io l'ho già preso. Io l'ho quando? Già preso. Bastardo. Quando? Testa di... Io non ho preso nessuno. Io non ho ancora preso l'attrezzo per le rune. Cioè, non so se la metti. Io non so manco dov'è il Sium. Allora, ragazzi, visto che dovete andare lì a prendere roba, okay, facciamoci prendere da Amigdala sopra lì e basta. E facciamo la cosa dell'incubo. La magna? Sì. Dovete andare al Yargul Villaggio Invisibile. Il primo, quello che abbiamo appena sbloccato, diciamo. E tornare indietro, esatto. Ok, ti vado a prendere l'attrezzo qua sotto al volo. L'attrezzo? Ma che preso. Stai a dire, Fabrizio? Io quasi non più attrezzi. Oh! Anche meno, Ska. Mi sì. Andava. No, però no, ci stava, bravo, hai fatto bene. L'importante è lasciarsi andare. Non c'è una più le gambe. Come? Scusa. Vado ad effettuare dell'upgrade al volo al mio PG. Faccio due livelli al volo e arrivo. Certo. Vado a fare il limone duro con amigdala e ci sono. Il limone duro con amigdala. Mamma mia, è una scena che ha di un raccapricciante pazzesco. Sì, mi ha shottato. Io sto tornando indietro. Ma questo di essere morto. No, non sei morto. Non uccide, non ti uccide lui. Ma io era che avevo. Cioè, mi ha lasciato qualcuno di vita allora, perché mi avevo distrutto. Non so. Ah, ok, ti ridò full vita. Ezzi. Sì, ti lascia veramente con uno di vita. Ha ragione, Squawkush. Ma ancora non si può suonare il campana, boys. Vabbè, tanto la porta là in fondo, quindi easy. Quanto è improbabile il doppiaggio in italiano, comunque. Io abbiamo capito. Sempre da questo lato, magna. Ma... Quindi l'aula magna ce la facciamo da soli. Sì. E l'altra parte la... Dov'è che mi devo far prendere dall'amigdala? Yargul, anziché andare avanti, devi andare indietro. Ok, dove siamo spawnati dopo la boss fight, diciamo. Così. Bravo, bravissimo. Okay, perfetto. Raga, ai, che spavento. È successo? No, c'è tu una porta in cui c'è un tizio che ti salta addosso. Cazzo, che paura, mi sono spaventato per davvero. Ah, sì, la porta che apri e... dove trovi la chiave? Che bastardo. Ma voi quanti occhietti avete? Spavento. Io 16. Io 19. Io 28. Veramente? Mannaggia, che paura. Ma ne ho così pochi io perché sono morto tante volte. Ho perso anni di vita qua. Forse vi raggiungo. Wow, ma veramente ti lascia con 3 HP. No, ma ti one shot lì, muori proprio, però ti fai respawnare con uno di vita. Ma io non sono one shot, non sono morto. Ma neanch'io, ma ti lascio proprio con. Ti fai respawnare con tutta la vita. Ah, sì, ho visto. Non ti preoccupare. E quindi qua dentro cosa devo fare? Devo andare in fondo, no? Sì, alla porta suprema. Però fatti un giretto in una porta che si può. Ah, ragazzi, cosa super importante. Ma non noi ci sono pezzi qua, però. Prima che finiamo il gioco, dobbiamo avere 3 cordoni ombelicali. Sì, ma quelli si trovano anche alla fine. Si possono prendere alla fine, dico. Sì, io di solito quando faccio le run li prendo poco prima di andare dalla boss fight. Ok. Cioè, non mi ricordo se tutti quanti, ma 3 sicuri si possono prendere sempre. Senza problemi. Poi non ho parlato con Arianna Grande, però dovrei farlo. Devi...
Devi parlare con Ariana Grande e devi... Allora vado subito perché non l'ho fatto. Io ho paura che sia troppo tardi. No, 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 non è mai troppo tardi. Non è mai troppo tardi, non ti preoccupare. Ok. Lo ho preso una chiave e... Ok. Quindi posso andare da lì. Uno lo prendiamo assicurato, l'altro lo posso andare a prendere da Josecca già. E bravissimo. E lo prendi e l'altro lo prendi nell'officina. E appunto, e l'altro se non lo prendo da Arianna, lo prendo da... Nell'officina vecchia. Nell'officina abbandonata ce n'è uno. Ok, sì, ok. Quindi uno dall'officina e quello da Josecca, e se non prendo quello di Arianna, prendo quello da, da Merdo. Sì. Merdo? Sì. Ce ne sono quattro. Ce ne sono quattro in totale. Yes. Le due sono assicurati praticamente. Ma in questo posto di merdo droppano i pezzi piccoli, ragazzi. Ma che merda è? Ma che merdo è? Oh, sono alla frontiera dell'incubo, è giusto? Oh, nice. Se suoni il campano, io ho suonato la mia campana. Alla frontiera. Vado a parlare con quella fregna e poi... Ah, ma questa è la zona di Amigdala. Sì. Oh, Amigdala. Oh, Amigdala. L'hai fatto quasi con la stessa voce. Have mercy for this poor bastard. Gioco, devi stare calmo. Mamma mia, se facciamo schifo comunque. No, il primo Amigdala l'hai quasi fatto giusto. Facciamo veramente proprio poco male, ragazzi. No, ma... Vabbè, ma io mi sono dimenticato che ti shottano ancora i nemici base del gioco iniziale. Mamma mia. Ma ha devastato il tipo con lanciafiamme. Porca puttana. Comunque, io... Per Elden Ring ho già un progetto incredibile. Ovvero. Ma raga, ma la facciamo una copran di Elden Ring un giorno? Ne farò 1000 copran di Elden Ring, non è quello in il problema. 10. Sì. Vabbè. Speriamo che ci sia la possibilità di farla tipo anche in 4. Secondo me verrebbe una figata pazzesca. Io volevo fare anche su Dark Souls 3, però lì mi sa che è tosto. Quindi no, passo. Ma dove sei? Sotto. Sotto dove? Eccomi, arrivo. Oh, ciao, salve Ornello. Muori, schifoso. Vabbè, farò una fake e il personaggio lo chiamerò Jesus Enjoyer. Un pazzo di Gesù. Però facciamo il rascione tattico. Sì, qui. Sì, ti prego. Ti prego. Fammi parlare con il mio amore. Perduto. Lascia stare, non parlare con nessuno, andiamo a battere Amigdala. Ma scusami, no, 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 facciamo così, guarda Fabri. Vai. No, raga, Arianna è morta, poveroso. Andiamo, se scendiamo da questa parte, tagliamo tutto. Dentro quella grotta? Sì. Oh, aspettatemi, tanto Arianna è morta. Grande Arianna, potete aspettare un po' prima di morire, no, brutta... Come ha fatto a morire, scusami? Io avevo questa paura. Dopo la luna rossa, se non fai finire anche qui si può. Poi Josecca dovrebbe essere a posto. Sì, sì, lei sta nella sua stanzetta. Con il mal di pancia. Poverina. Mi dispiace quasi, se non fosse una... Ma tu la non sei venuto bene. Dove ero io, però. No, devi andare da questa parte. Tu hai mentito. Sono un mentiroso. Forse muoio. No, non sono morto. Ok. Ah, ti vedo. Sì, ma ho l'ultimate abbigliamento. No, io faccio una cosa, secondo me, che è molto. È molto meglio, ragazzi. Ovvero. Vado a sbloccare il shortcut. Che ne pensate? Può essere un piacere. No, cioè sì, tanto sono quella piccola io adesso, giusto? Conoscete il trucchetto contro i tizi che mettono la follia? No.
Se usi il riposte, i cervelli, se fai un riposte quando stai per... No, se mi fai cadere t'ammazzo. Oddio santo, mi sono cagato addosso. Mi stava per far cadere sto pezzo di... due pezzi di pietra di sangue mi ha no, dato. Ma dai, ma si era incastrato. ma si era incastrato e mi ha sparato via perché il ragdoll è stupido. Ma come? Vabbè, sblocco lo shorter. Ma vaffanculo. E comunque, se fate un riposte mentre vi stanno facendo salire la mi viene maledizione, ma non è maledizione. La foglia. La foglia. E potete bloccare il danno che vi porta, praticamente. Questa cosa è buona. Mi è stata per la campana piccola. Sì. Oltretutto. Infatti nella zona di cosa lì è veramente fantastica sta cosa. Cosa è successo? Mi sono morto altro, in una maniera che non ha senso. Altro mi ha dato, ragazzi, una gemma potentissima, maledetta, fantastica. Sì, ma le maledette sono peggiori, perché hanno il malus tipo che ti fanno perdere vita o... Sì, ma chi se ne frega, cioè... Porca troia. Le parolacce. Mi stava facendo il sesso lui. Comunque, ho sbloccato lo shortcut, raga. Io sono quella piccola amorevole suprema, sgravatissima. Dove l'hai suonata? Di Don. Io non so dove sono. Okay. Sono all'inizio, stupido adottato. No. Mi ha detto che è la mia vera mamma. T'ha mentito. No. E Amigdala a cosa è debole? Le bestie. Oh, ho trovato una campena. Tipo. Però. Ragazzi, se riusciamo a fare Amigdala nell'arco di millemila, è la fine. Millemila? Nell'arco di minuti. Ok. Sapete cosa ci vorrebbe qui? Il cannone. Il cannone, signore, ci dobbiamo fare una canna. Signore che sono. No, per lei è debolissima al... Ah, il sì, cannone è quello. È un milord. Alla troca. Sei un milord. Guarda che signore. No, la troca trocata, ci dissociamo dalla troca. Dalla troca. Scusate un attimo, scusatemi. Raga, ma c'ho le sopracciglia che sbucano fuori dal cappello sopra. Sì, sono bellissime. Sono stupende. C'è un filo bianco che sembra un accessorio del cappello. Esatto. Dove devo che mettere bello. Il campana? Al falò iniziale? Sì. Sì, dove siamo, dove eravamo prima. Sì, sì. Esattamente. Io vorrei sapere tantissimo però come si sente l'audio del mio microfono. Se si sente troppo forte o... Pocca la bindella, mi sembra un tantino forte il mic. Perché è un microfono di merda. Ho pure i guanti da infermiera sexy. Listen to me now. Oh, finalmente l'echeggiante piccola si è sbloccata. Io sono senza elmo per il meme. For the meme? Anch'io. No. Eccolo, Ornello. Andiamo a fare i grandi culi ad Amigdala. Ad Amigdala, che molto probabilmente... Sì, lei... Ad Amigdala. Amigdala è scarsina. Sali. Guarda che signore. No, vuoi passare sopra? Sapevo, guarda, lo sapevo che... Guarda, una gag del genere. Allora, andiamo. Ah, ma qua si è detto anche da Amigdala, poterosissimo. Te l'ho detto. Guarda che Joy, no, amica... Non è che pizza e fighi. Andiamo. Sì, invece. Ma come ci organizziamo qui? Che signore che sei effettivamente. Applausi a lei che mi punta la pistola nella coscia.
Lei si fa con R1 ed L1, mi sa. Ustia bustia, che bestia. Porca. Picchiatela, picchiatela. La testa, tu mi chiama io. Piatelo, piatelo. Che cazzo era quello? Sulla testa, ragazzi, sulla testa che... Tagliatele la testa! Te la sbruzzi? No, no. Funziona decisamente. Ornello è morto? Ornello? Sì, ma bella, io con i miei attacchi la stavo curando, comunque. Ma anche tu sei morto. Ottimo! Mi ha fatto l'esplosione. L'esplosium. Sì. Io la stavo curando, comunque. Come curando? Non gli toglievo, gli toglievo 12. Io non gli faccio veramente nulla, raga. Mi sa che non la facciamo a me, che bella. No, più che altro è... Se è la testa di merda, dici. Non c'è, non c'è un metodo per picchiarla forte, capito? Cioè, devi beccarle la testa e devi sperare che quando fa cadere la testa gli fai talmente tanto danno che la devasti, capito? Ah, secondo me, qua mentre è fermo, può tornare utile, ma lo provo finito. Tipo così, quando fa così, fai... No, il riposte, ma sei proprio un feccia, Gaston. Ma comunque le fai danno anche se prendi le braccia, quelle alzate, però. Quale? No, ragazzi, dobbiamo colpirla alla testa. Se la colpiamo alla testa, ci muore. Però il danno che facciamo alla testa, cioè, deve essere fatto in tre. Non riesco a spiegare. Ma non stare zitto e darmi ragione per una volta nella tua vita. No, di merda. Non, che ti do ragione. Io non trovo lo shortcut. Sbloccate lo shortcut nel frattempo. No, ma c'è il tizio cattivo. No. Mi perdo io. Vabbè, mi fa la follia. Mi fa la follia. No, sono morto. I'm sorry, miss you. Ragazzi, amigdala è bello tosto. Ma va. Amigdala è bello tosto. Forse tra l'altro, troppo per noi. Dici cos'è l'amigdala, per favore. Allora, l'amigdala è una speciale ricetta che si fa, diciamo, nel sud Italia, dalle parti di Treviso. E consiste nel mettere in padella del pepe nero e del parmigiano e buttare la padella via e andare al McDonald's. Quello è l'amigdala. Non mi interessa! Ok. Ma io non trovo lo shortcut, però voi siete veramente troppo bravi per me. Dio, sono ancora lì, insomma, ma voglio cercarlo. Lo shortcut devi scendere sotto come abbiamo fatto noi e rifare la strada. Però fare il trascino pazzo. Sì, esattamente quello che sto facendo. Mi sono perso. Sono perso. Io sono dove c'è. Io sono dove c'è la palude sotto, no, in basso. No, troppi nemici. Sto scherzando. Io sono davanti alla boss fight, quindi se torno indietro dovrei trovare lo shortcut, teorica lì. Ah, sì. Ok. In teoria sì. Ok. Andiamo bene. Proprio bene. Andiamo bene. Vabbè, allora gioca solo tu, gioco. Cioè. Gioca solo tu. Così piccola e frascica. Ma culo, le lapidi minuscole, stupide. Ecco, troppo. Non mi uccidere adesso che sono a tu per tu con lo shock. No, non mi avrà. Secondo me però stasera non riusciamo a fare amigdala. Ho questo anche... presentimento. Anche perché secondo me dobbiamo puntare all'arma più 10 ASAP. Cazzo andare, però. Dovrebbe avere un danno enorme subito. Che contro di lei è fondamentale, secondo me. Sì, culo perché... il cervello. Vaffanculo. Comunque il cervello, dobbiamo calcolare che noi abbiamo l'arma praticamente a metà del suo potenziale. Perché è più 6 su più 10. Cioè, sì. Fa differenza. Poi una cosa, Fabri, io ho già più 4 pezzi di cosoli. Di titanite grossa.
Sì. E io 0. Basta infliggermi follia, stupido che essere. Io sto morendo come un disgraziato con questi qua che mettono l'elettricità. E con 4 pezzi arrivi a fare più 7. Cioè non è che fai buchi, capito? Mm-hmm, certo. 4 pezzi di Exodia, esattamente. Ci ormai manca la testa. 13 per farti capire. È enorme questa Exodia. Ci manca la testa. Sono 13 pezzi, sono 3 Exodia. Siamo nel sangue del fulmine. Quindi io ho sbloccato la scorsa troia. Ok. Ah, ci vediamo davanti alla boss fight. Davanti alla boss fight, vai. Va bene. Così piccola e fragile. Ce la fai senza morire? Attraverso l'acqua frizzante. Frizzante? No. Come il tuo sederino, un moscio. E ragazzi, che arma state utilizzando? Ah, io sto usando la Spy Hunter. La sega. Ma la sega lancia o quella normale? La sega lancia, stupido essere stupido. No, dovete fare quella normale perché ha l'attacco che va verso l'alto, quindi riesci a prendere la testa, se no è un buco nell'acqua. Mamma mia, come mi hai evocato mentre stavo cadendo. Ma non ho suonato la campana. L'ho suonata io, e questo è il bello. Ah, ok. Stupido. Che cazzo sei? Perché sei là in fondo? Perché stavo a fare un giro. Guarda. E sei veramente pessimo. Cioè. Ma che cazzo vuoi? Madonna, quando parla sboccato così, no? Ti giuro, lo chiuderei nello sgabuzzino. Ma bagno. Tu hai fatto un mese con qualunque cosa. Tu dicevi, ma che cazzo dici? Idiot, fucking idiot. Ti venisse un'ulcera. No, minchia, è bruttissima l'ulcera. Con amore verso gli alpaca. Però non vi trovo, che cavolo. Ma non si poteva mettere il simbolo in questo gioco? Ma veramente, questa stronzata delle campane in giro per la mappa. Bene. Che devo fare? Devono giustificare la cosa, minchia, guarda, Digio, se non smetti di fare i rutti, mi faccio uccidere apposta. Sì, ma sai, è bello che ho fatto il rutto e il contemporaneo è l'emote. Sei bravo, sei bravissimo. Grazie. Detto da te, non vale. Sto facendo proprio un applauso col mio PC. Facciamo quel magico mount in cui una carta costa più del mazzo in cui è contenuta. Yep. 1-1, oh. Orni. 1-1. No, che 1-1. Sì, ma non vi trovo io, raga. Che dobbiamo fare? Io non trovo i vostri piccoli corpi. Piccola e fragile. Entra nel boss fight, Ezio. No. Aspettiamo Juan. Perché non volete aspettarmi? Entra nel boss fight, Ezio. Guarda la Se entrate voi, entro anch'io. Giuro. Giurin giurello. Dai, se entrate voi, entro anch'io. Ve lo giuro. I jure you. Qual hai suonato, stupido? Quella grande. Ciao, Mackie. Oh. Buonanotte. Buonanotte. Buonanotte, Mackie, e grazie di tutto, ovviamente. Notte buona. Grazie di tutto. Notte buona. Salutaci l'oculista. L'oculista, esatto. L'ocusium. Ormai è un meme. Io vi vedo i vostri fantasmi, ma non mi fa venire da voi. Ah, ma aspetta. Questo gioco simpatico. Porca miseria. Ti prego, dimmi che non è vero. Non dire niente. Cosa? Che no, bastardo che sei. Che ha fatto? Niente. Praticamente quando mi sono accorto che avevo lasciato la caporangrana di quella piccola,
Hai spunato il colpo. Sei veramente un cretino. Entra. E fatto che Dick era già entrato nel mio mondo. Lo so, però è come se tu avessi detto, ok, entra solo Fabrizio. Non, ma io non, io non posso più correre, ho fatto un errore, ho usato l'elisir blu. Ma non gli ho, fatto danno. L'elisir di piombo? L'elisir di piombo. Why? Perché? Non l'ho mai usato in vita mia. Volevo provarlo. È già finito? Ma è inutile. Ma tanto inutile, perché, cioè, praticamente sì, quando ti colpiscono sul basso. La testa di cazzo che c'hai è incolpibile. Per questo no, serve... E io sto però a fare quell'attacco là. Già, che spinto. Sì, dai, vabbè, ma io pensavo che fosse un'altra cosa. No, sburricchia, che schifo. Ma porca, che cosa mi ha colpito? Tocca. Ma sei veramente un... Aia, stupida Mictar. No, di nuovo mi ha colpito. Ma basta scureggiare. Ragazzi, Amigdala... Dichiaro ufficialmente chiusa Amigdala. Non è dichiaro mio, anche ragazzo. Io ufficialmente chiusa Amigdala. E... Iniziamo il burst dopo. No, no. Sì. Mi dici solo dove si prende... No. Come ci ritorno? Fammi pensare... Allora, facciamo una cosa, ragazzi. La convocazione, per voi come si bene. Prende la convocazione? La convocazione si prende da... Josefka. Devi andare ai boschi proibiti. Bravo. A sinistra, ho capito. Sì, dove ci stanno i cani a sinistra, caverna. Giusto? Yes. Voi andate a prendere la cosa che io sblocco direttamente il falò di Kainarst e sarà la prossima zona nella prossima live. Esatto. Amigda la rimandiamo quando abbiamo l'arma più 10. Troppo forte. O non la facciamo per sempre. No, la facciamo. Deve fare perché si esiste. A me non preoccupa Amigda, a me preoccupa Ebrietas. Che cosa cazzo è Ebrietas adesso? No, Ebrietas, a parte gli attacchi infami con le costellazioni in quel modo... Ma cos'è Ebrietas? Del toro. C'è la zona del coro da fare. Ma che coro? Oh, il coro, la zona che sta dove c'è l'officina, devi salire sopra, prendi la chiave dove sta... Su. La chiave la prendi dove sta... Come cavolo si chiama? Al villaggio di Argul prendi la chiave. Ma chi è Brietas? Io non me lo ricordo. E Brietas è un essere celeste, là. Grande essere. Un essere grande. Essere grande. Cerca su YouTube. E a me chi nella sua lancia ce l'ha... Ma veramente, Brietas, veramente non ti ricordi e Brietas? No. Ma per me non esiste e Brietas. E dopo i fallimenti. Oh, i fallimenti. Ah, ti ricordi? Ebrietas è dove. Dopo. Ok. No, ho capito. Dove c'è Cocciante. No. Dove ci sono i Cocciante. Bravissimo. Ok, ce l'ho. È di Cocciante, cazzo. Capito. Cioè, in pratica è un'altra amigdala. I Cocciante sono i fallimenti, Fabri. Esatto. No, dopo i Cocciante. Ok, ho capito. Dove c'è la finestra. Questi qua sono l'emissario celeste, i fallimenti sono quelli del DLC. È vero, i fallimenti sono quelli del DLC. No, ha ragione, Squawk. Hai ragione, stranamente però. Stai zitto, che non sembra come ti chiami. Io sto entrando nella carrozza con il cavallo... Con il primo animale visto in tutti i Souls fino a Bloodborne. Poi Sekiro ha i cavalli. E poi ci sarà Elden Ring e qui i cavalli sono migliorati. Mamma mia, ragazzi, con le cavalcature non vedo l'ora. I cavalli morti di Demon's Souls non contano. Anche in Demon's ci stanno. Ci sono i cavalli morti in Demon's Souls, No, cani, sposta. Sai che non. Ah, sì, sul ponte. Come no? Sì, è vero. No, allora ho detto una cazzata. In Dark Souls mi sa che non sono mai presenti. Esatto. Dark Souls, no, però in Dark Souls 2 poi sì, ci sono i maiali e quant'altro. Ah, ma in Dark Souls 2 c'è il carrozziere stupido. Il carrozziere? È quello con la carrozza. Cos'è il carrozziere? Ah, ma quello è un cavallo meccanico, con due teste. Il carrozziere. Stai zitto.
Ora c'è cioè, comunque un cavallo stupido, ma un cavallo. Ma Yusefka la devo uccidere, no? Sì. Non è troppo più forte. No, ma lei sta già col mal di pancia. Ah, ok. Ma io adesso dove devo andare? E questo è il dilemma. Qui? Ok. Io ho sbloccato Kainarst. Quindi mi sa di sì. Mamma mia, ragazzi. Ci toccava fare. Il primo fallimento è questo. No, dichiarato. Okay. Vabbè, sì, era un po' troppo per Nosotros. Per Nosotros. Ma la convocazione non è nella stanza sua, allora? No, da un'altra parte. No, ah, ok, apposta. Allora, io l'ho ucciso, ho preso il cordone. Cosa... Riduce qui? Attacco 3,1%. Ah, ok. No, levati verme! Fischia. Non è qui, sono morto. Beh, dove cazzo è la caverna stupida qui? È giusto, dove c'erano i vermi? Stavi andando bene. Ho capito che è giù dove c'è il veleno, ma... Non e poi dritto per dritto. Che dritto per dritto? Ti fidati, stavo per dire una brutta cosa. Immagini. Ti fidi. Oh, finalmente ho fatto l'equipaggiamento. Adesso riparo. E potenzio. E guarda dove sono venuto, mi sparo un colpo. Guarda dove sono venuto, grande. Oh. Ok, io ho fatto, ho preso il convocazione. Io no, ma perché? Ho le strade. Io mi sento bene con me stesso. Dritto? Ah, forse ho capito, forse era in fondo. Bravissimo, è proprio lì in fondo, dritto per dritto, come ti dicevo prima. Grandissimo Orlando. È ritornato. Ritornato. Eccola la scala siumica. E quindi dimora della strega, si torna indietro. Ok, ce l'ho. Io direi di fare innanzitutto un saluto, anzi no, un applauso, perché comunque siete stati tutti fantastici. Sì. E fatto questo applauso, io direi di switchare alla super mega iper fantastica cam. Esatto. Però Discord fa cagare un pochettino in termini di qualità della cam, vero Fabri? Ma perché sai io che... vedo sia la mia... Poi ti volevo parlare di una cosa del nostro matrimonio. Vabbè. E dopo di quello ti volevo dire che dovremmo, secondo me, investire molto di più su OBS Ninja, sai? Lo dici? Secondo me dovremmo dargli un'altra chance settando come si deve le impostazioni. Perché vedevo un video di un tizio americano che seguo molto per, diciamo, migliorare le live e quant'altro, che diceva che per lui è fondamentale OBS Ninja, e se lo dice lui mi fido, perché è uno che mi ha insegnato a fare tutto. È un grande. Lo vediamo insieme allora. Quindi dovremmo tipo... Perché noi praticamente siamo sempre entrati e non abbiamo mai toccato nessuna impostazione, vero? In OBS Ninja diciamo che abbiamo fatto proprio i basic, cioè bravissimo. Nel senso, siamo invece stati... se lo sai usare c'è parecchio... parecchia ciccia sotto, sai? Ok, ok. Quindi io allora ce lo vediamo insieme un po' meglio. Ci studio bene perché lo usano tutti, anche gli old gen, Sabaco e gli altri lo usano in 5 e usano OBS Ninja loro. Ok. Poi lo usa sto tizio che seguo io, quindi secondo me... Sai qual è la cosa figa di OBS Ninja? Che non devi fare tutta la cazzata di ritagliare la cam, ma semplicemente la mandi il link e buonanotte. Bravo. Esatto. Quindi dovremmo studiarci un po' meglio, secondo me. Perché secondo me lo faremo. Pizzica. Allora, fatemi un mito. Io lì, la Yusefka, tu hai già picchiata? Certo. Ok, quindi sta lì col mal di pancia, giusto? Sì, sta lì col mal di pancia e ti dà subito il cordone senza fare... Lei sta così. Ma costano 9600 le carte del fulmine, 9600. Sì, aumentano dopo ROM. Porca merda. Dobbiamo fare la cosina del... stavano a 5000 prima di ROM, cioè quasi il doppio. Eccolo qua, terzo cordone, un bellissimo. Allora, a quando... l'appuntamento, a parte che diciamo è sempre qui a Go Kart mattina, allora per quanto riguarda
la live domani. Sì. Domani alle 8. Esatto. Da me. Dal signor Ticchio Fabrizio 90. E domani diciamo che facciamo Kainarst. Eccolo. Ci facciamo la zona. Vediamo se riusciamo a portare l'arma tipo al più 9 e proviamo a fare amigdala a questo punto. Sì, tanto oppure siamo, ci possiamo siamo fare lì. Anche il rinato, la zona del rinato. Vabbè, ma amigdala, tanto una volta che abbiamo l'arma al più 9, o la facciamo o la facciamo. Non avremo tanti upgrade sì, dopo. Non ci sta proprio che resta in vita lei. E no, che no, nessuno muore. Resta in vita qua. Nessun boss rimane in vita. Quindi, morte e distruzione! Bravo. Grazie mille a tutti per il supporto. Grazie a Maggie per il raid e anche per il piccolo dono che mi ha fatto. Io direi a questo punto, se voi siete d'accordo, di fare un raidino a qualcuno. Vediamo chi c'è. C'è il signor Trannit che rimaniamo in tema Bloodborne e ce ne andiamo da lui, visto che comunque sta facendo Bloodborne. Sta a fa il Blabbo? Sta a fare il Bloodborne. Dai, ok? Quindi, mannaggia, Madonna santa, ragazzi. Ma così difficile, porca di quella miseria. È così difficile? Per la chiusura. Stiamo facendo una cazzo di registrazione anche. È così difficile, maledetto Scalush. Andiamo da Trannit. Esatto, questa è la canzone perfetta per andare da Trannit. È lei, ragazzi, è la canzone per andare da Trannit. È la canzone per...